Grazie. Do la parola a Giovanni Bissoni. Tonino Aceti era qui per rappresentanza della Federazione Infermieristica, ha portato la sua adesione, però è dovuto allontanarsi per motivi familiari. Grazie. Mi è stato chiesto di fare un approfondimento, nel senso di fare alcune mie valutazioni sul tema delle autonomie differenziate. Ci sono due modi di affrontare questa questione delle autonomie differenziate. Uno è quello ovviamente di un suo inquadramento nel tema più generale dell'avvio che col titolo quinto il nostro sistema sanitario ha avviato verso un federalismo, un regionalismo più forte, e il tema che oggi legato a questo tema del titolo quinto, le situazioni di criticità di lettura del nostro sistema. Una di queste è appunto la grande differenziazione, e che in sé non è necessariamente un problema, la differenza, che ne so, fra il Veneto e l'Emilia-Romagna, il problema è la spaccatura in due di questo paese, nord e sud, che oggi difficilmente ci consente di dire servizio sanitario nazionale, equità d'accesso. L'altro è quello anche di una valutazione più puntuale, perché le regioni più avanzate del nostro sistema sanitario si avventurano in questa richiesta. Sul tema del titolo quinto, come tutte le cose alla luce dei fatti, si poteva fare indubbiamente tutto meglio. Ma il problema vero è il modo in cui noi abbiamo attuato il titolo quinto. In sala c'è una persona che di queste cose, a cui mi sono sempre affidato ragionando di queste cose, Mascherani, che ha coordinato la conferenza dei presidenti per tanto tempo, chiamava federalismo d'abbandono. Dov'è il problema del federalismo d'abbandono? È che noi, dando questa forte autonomia alle regioni e indebolendo, anche laddove non era dovuto l'indebolimento perché avevo ceduto i poteri alle regioni, indebolendo le politiche sanitarie nazionali, abbiamo lasciato quelle regioni più deboli da sole. E il divario in sé non è cresciuto, se andiamo a vedere vari indicatori, seppure con tutti i limiti che hanno, però non c'è dubbio che oggi quel divario è intollerabile. Non è tollerabile che un cittadino della Calabria, per avere accesso ai servizi sanitari, debba prendere il treno, l'aereo, andare a Bologna o Milano, eccetera. Questo rispetto all'equità d'accesso. Poi ci sono alcune situazioni in cui la mobilità è positiva e fisiologica, ma siamo ben oltre quella mobilità fisiologica. Questo problema è enorme. L'indebolimento delle politiche sanitarie nazionali, ad esempio sul sostegno all'innovazione, il modo in cui la struttura tecnico-scientifica nazionale è stata aggiornata e ha dato un supporto alle regioni, quasi molto debole. Dopodiché chi aveva più benzina correva di più e gli altri sono rimasti sempre più indietro. Allora, in questo quadro, certamente ragionare di autonomie differenziate senza affrontare quella centralità dei problemi diventa un ulteriore rischio di indebolimento del nostro sistema. Salto alcune considerazioni sugli effetti, come li abbiamo gestiti, i piani di rientro, ad esempio, queste cose qua che hanno migliorato i conti, ma non hanno migliorato il sistema, il divario sui servizi. Allora, proviamo a vedere, quindi, sul quadro generale rappresentano più che un'opportunità un rischio molto forte, molto forte. Nel merito, vediamo i punti. Su 11 temi, almeno rispetto a una delle bozze che ho visto che gira, poi però cambiano in continuazione, cambiano. Le bozze che io ho visto, su 11 temi la metà riguarda le risorse umane e la formazione. Altri temi riguardano il riordino, e chi può dire oggi che non c'è un problema sull'utilizzo delle risorse umane e sulla formazione? L'altro riguarda più autonomia nel riordino ospedale e territorio, con l'obiettivo di migliorare la integrazione. Quanto tempo è che ragioniamo della necessità di integrare i territori e di fare sì che oggi, va bene, si investa di più sul territorio? La dottoressa Trinca lo ha detto prima.
quando le risorse calano, prima tuteliamo gli ospedali e poi il resto vediamo. Si finisce sui giornali se sei 6 ore in pronto soccorso d'attesa, difficile che un paziente cronico no, finisca e faccia esposto sul giornale, i giornali scrivono che non ha avuto un'accoglienza adeguata nell'ambito dei sistemi o che preso in carico è costretto tutte le volte per le visite di controllo ad andare al CU per innovare eccetera eccetera, nelle liste d'attesa non riusciamo ancora a capire cos'è il primo accesso, cos'è invece quello che sta dentro a un altro filone che non c'entra niente con la lista d'attesa. Il tema delle risorse, la sanità integrativa, quanto tempo è che diciamo che bisogna ragionare su questa questione della sanità integrativa? Lo ha riportato anche nella introduzione Guedes, Nerina, però la richiesta che viene fatta non è che le regioni mettono mano al riordino di questa cosa, perché non potrebbero neanche farlo, è che le regioni tutte e tre vogliono sperimentare una loro formazione di mutualità integrativa che però, e questo è positivo, richiami esattamente i concetti di integrazione e non di sostituzione di. Io dico però che, insomma, affrontarla in questo modo, senza Chiamonte, non chiariamo cos'è sostitutivo, non chiariamo cos'è integrativo, non chiariamo quando lo Stato mette a disposizione le risorse sotto l'aspetto di agevolazione fiscale, è un problema, è un problema. E ancora, più autonomia nella integrazione della medicina generale con gli altri servizi, pubblici o privati che siano. Quanto tempo è che discutiamo che dobbiamo rinnovare la convenzione con la medicina generale e costruire un sistema più integrato al di là del fatto che uno è dipendente e l'altro ha una convenzione che di fatto è un contratto a tutti gli effetti di dipendenza di, salvo poi no, dire che non è così quando fa comodo. Allora, io dico, poi c'è questa cosa che non mi è chiara, sulla libera professione che chiede il Veneto e la Lombardia, non mi è chiaro qual è da questo punto di vista la finalità. E poi c'è l'aspetto più delicato in assoluto che nella lettura delle bozze non riesco a capire come viene tradotto, cioè per quanto riguarda il costo della sanità, quelle risorse finiscono dentro a quella trattenuta con partecipazione al prelievo regionale o viene salvaguardato il Fondo Sanitario Nazionale e il riparto in sede nazionale sui criteri non della ricchezza della regione, ma sulla base della popolazione residente? Questo è l'aspetto più delicato e più preoccupante in assoluto, perché se andiamo verso il regime delle regioni a statuto speciale, con l'A, e questo chiaramente è un elemento drammatico per il servizio sanitario. Ma troviamo le altre questioni di merito. Allora io dico, come si fa a non condividere i titoli di quelle richieste di maggiore autonomia di quelle tre regioni? Come si fa a pensare di continuare a gestire il servizio sanitario con quelle norme sulle assunzioni e sulla presenza degli operatori pubblici? Quella norma balorda, per non usare un altro, parola più offensiva, del blocco del monte salari al 2004, meno l'1,4%, protratto per 15 anni, a prescindere dal fatto se quando è stato messo la regione spendeva il giusto o non spendeva il giusto nell'ambito del personale, è una cosa che non sta in piedi. Ma come non sta in piedi? Lo sapevamo benissimo che la programmazione delle specializzazioni ci avrebbe portato a questo punto. Carenza, e non solo, ma l'autonomia eccessiva ceduta alla università nel decidere lei poi dentro a quei numeri come distribuiva quei numeri ha prodotto una, non solo carenza generale, ma con delle voragini in alcune aree di specialistica. Così come il tema i servizi territoriali, quanti infermieri ci sono che oggi noi potremmo assumere, di cui abbiamo bisogno, che non possiamo assumere perché si supererebbe il tetto del monte. Allora però, se questo è un problema vero,
Se un problema vero è ad esempio la integrazione dei percorsi, siamo uno dei paesi europei con meno posti letto e più basso indice di ospedalizzazione, ma guarda caso con i servizi territoriali fra i più deboli d'Europa. Come fanno i due sistemi a stare assieme? Come fanno? Allora però il problema è, se si chiama Servizio Sanitario Nazionale, va bene? Come facciamo a pensare che questi problemi, che sono problemi trasversali a tutto il sistema, noi li affrontiamo con le autonomie speciali, le autonomie differenziate solo verso alcune regioni? Sono provvedimenti che meriterebbero una risposta nazionale, nazionale, punto. Che faranno le altre regioni rispetto a questa situazione che hanno gli stessi problemi? Ad esempio, c'è scritto che le assunzioni però le può fare solo quella regione che ha i piani, i pareggio di bilancio da 5 anni, da 5 anni. Quindi anche allargando adesso le regioni del sud dicono la facciamo anche noi, la maggiore autonomia, ho capito, ma le condizioni per accedere poi non ce le hai mica, E noi possiamo aspettare 5 anni che mantengono i pareggi di bilancio che hanno finalmente raggiunto per poter avere personale in aggiunta? Ecco allora dove sta, ancora una volta, è il modo sbagliato, sbagliato, con cui noi diamo una risposta a problemi reali che sono di tutto il sistema. Io francamente non capisco molto di cioè non sono un costituzionalista, ma io avevo capito che quelle autonomie differenziate, o uno ha in testa un sistema diffuso di regioni a statuto speciale, oppure erano legate ad alcune questioni assolutamente specifiche di quelle. Faccio un esempio. Se vogliamo affrontare seriamente questo problema della mobilità sanitaria, che è un problema specifico, drammatico per alcune regioni, io penso che ci sia bisogno anche di una puntualizzazione della normativa attuale, di un maggiore, voglio dire, autonomia della regione a gestire un progetto come questo, naturalmente affiancato in una solidarietà nazionale, che non affrontiamo quel problema fuori da questa logica. E quello è un problema specifico che può riguardare una regione più di altre, ha bisogno di, ma pensare di affrontare, ripeto, in maniera specifica per solo alcune regioni problemi generali, francamente noi rischiamo di aumentare quel divario nord e sud che abbiamo creato fino ad oggi. E non basta dire ma adesso la chiedo anch'io, anche perché poi quelle autonomie bisogna saperle gestire e non è che tutti quei titoli sono così facili da gestire in sede regionale, perché torna quel problema delle regioni forti, delle regioni deboli e del fatto che c'è un supporto di politiche nazionali, questo aiuta ovviamente a diminuire il divario, il capitale sociale di una realtà rispetto a un'altra nell'affrontare questi temi. Il tema è molto più ampio, ma mi fermo il tempo. Io ringrazio moltissimo gli amici che sono qui, che hanno promosso questa associazione, associazione a cui indubbiamente io aderirò, perché ci aiuta davvero a riportare nel dibattito politico la serietà di un tema come quello della sanità. Grazie. E abbiamo l'intervento di eccoci, buonasera, sono Michele Bocci di Repubblica e siamo qua per questo, diciamo, Giovanni Bissoni ha introdotto il tema, no? Di quello di cui parleremo oggi, cioè il rapporto tra governance e autonomia differenziata con tutte le difficoltà che questa nuova legge porta con sé. E iniziamo con una introduzione di Tiziano Carradori, che è dell'associazione Giovanni Bissoni e di quella salute e diritto fondamentale, tra le altre cose. Un particolare piacere di trovare tante persone, tante autorevoli personalità. Dico che mi è facile, ha già detto tutto Giovanni, voglio dire, con quello che abbiamo appena ascoltato.
A me semplicemente vuol dire sia come componente dell'associazione Giovanni Bissoni che come componente dell'associazione Salute e Diritto Fondamentale, solo voglio richiamare le ragioni per le quali dal nostro punto di vista è essenziale sia per l'unità del paese, ma soprattutto per visto e considerato, vuol dire l'interesse particolare di cui anch'io se noi siamo portatori per la sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale. Noi pensiamo che il Servizio Sanitario o è nazionale o non è, e riteniamo che, diciamo, per le ragioni che abbiamo tutti quanti sentito, la, diciamo, questa modifica sia una modifica del tutto inadeguata ad affrontare i problemi con i quali noi siamo confrontati, la molteplicità delle transizioni che non riconoscono dei confini regionali e neppure, come ha dimostrato la recente emergenza internazionale della pandemia, non riconoscono neppure i confini nazionali. Pretendere di fronte a dei problemi così complessi di adottare la strategia dell'io pensando che l'essere necessari sia di per sé sufficiente, ognuno di noi è necessario, ma da solo non è sufficiente a comporre questi problemi. Pensiamo altrettanto che è una torsione, vuol dire minacciosa, all'individualismo, all'io, piuttosto che al tanto retoricamente, vuol dire, richiamato noi. Gli autorevoli, vuol dire, colleghi che interverranno dopo molto meglio di me, sapranno, vuol dire, dirimere e dare risposta ad una serie, vuol dire, di problematiche che io mi limito, o di domande, semplicemente vuol dire ad elencare, ricordando che è importante che diciamo la discussione esca, voglio dire, dai confini, voglio dire, dei soli addetti ai lavori. Mi piacerebbe che il servizio sanitario non fosse come la salute, ci accorgiamo della sua importanza quando non ce l'abbiamo più, quando è minacciata. Il servizio sanitario è una conquista, non è un acquisito. Allora cominciamo, è anche un caso, oggi è in discussione la Camera, se non sbaglio, neanche averlo fatto apposta. No? E allora cominciamo a chiederci, ma a chi giova? A chi giova, vuol dire, questa riforma? Non solo per la sanità, ma cosa giova, quale tornaconto hanno le famiglie di avere, vuol dire, una selezione particolare, vuol dire, dei propri docenti? Cioè, ci sono tanti aspetti, vuol dire, che sono meritevoli, vuol dire, di essere esaminati. Quali sono i valori a cui si ispira? La solidarietà, la cooperazione oppure la carità? E vuol dire, ci penso io, basta che io me la cavi. Diciamo, quanto, voglio dire, questa riforma che appunto decentra ulteriormente, ma si dimentica, voglio dire, degli elementi di connessione. Prima, voglio dire, quando ascoltavamo Giovanni, dici, ma a lungo con lui parlavamo di queste cose, soprattutto addirittura quando ancora non era all'ordine del giorno, vuol dire, l'autonomia differenziata, parlavamo di come, vuol dire, recuperare, diciamo, l'unitarietà di intenti e portare le differenze regionali a ricchezza per tutto il paese, rivedendo quelli che erano gli elementi di governance, come trasformare per esempio le agenzie nazionali, Agenas, AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità, come, vuol dire, elementi cerniera tra le diversità, voglio dire, delle regioni, diversità che potesse trasformarsi a ricchezza per l'intero paese. Come fare a superare quella ipocrisia che per lungo tempo, in un'ottica, voglio dire, di gestione contingente, non prospettica, dei problemi, ha visto fare, diciamo, ha visto lo Stato non usare quei poteri sostitutivi che la Costituzione
e chi l'ha scritta in un modo lungimirante aveva individuato per intervenire quando i diritti, vuol dire fondamentali ed elementari, vuol dire i nostri concittadini, non fossero in alcune parti, diciamo, seguiti. Abbiamo sentito Giovanni quante volte, vuol dire abbiamo discusso sul fatto della grande ipocrisia dei piani di rientro. Non assumersi la responsabilità di intervenire per restituire quei nostri connazionali dei servizi adeguati, non l'equilibrio di bilancio. L'equilibrio di bilancio ci va, vuol dire, basta chiudere diciamo, la cassa, non è mica tanto quello, ma che cosa ne è di quei servizi? Quindi questi sono alcuni dei temi che noi riteniamo che debbano essere affrontati. Non mi dilungo, anche perché voglio dire, anche a me, come a tutti gli altri, penso, interessi conoscere gli autorevoli punti di vista di chi verrà e verrà dopo di me, che io intanto, vuol dire, non posso far altro che ringraziare nel ricordo di quelle battaglie che assieme a Giovanni abbiamo condotto. Grazie. Grazie mille. E allora iniziamo con gli interventi. Io chiamo il professor Renato Balduzzi, che insegna diritto costituzionale alla Cattolica, ma come tutti sapete è stato anche ministro della Salute. E al professor Balduzzi entrerei, visto costituzionalista, entrerei proprio con la prima domanda aperta, nel senso quale sarà l'impatto di questa autonomia differenziata, parliamo in questo caso di sanità ovviamente, quali sono i rischi, ci sono tantissime critiche, le abbiamo sentite, ci possono essere degli aspetti positivi comunque in questo tipo di riforma e quali dovrebbero essere, se c'è possibilità diciamo di cambiare qualcosa per tirare fuori degli aspetti positivi. Grazie, parlo di qui perché sono amico di Michele Bocci, ma ho anche l'abitudine di muovere le braccia e quindi insomma, e tra l'altro Bocci è anche più robusto, quindi non sarebbe una buona cosa per me. Vabbè, come tutti noi, naturalmente prendere la parola dopo quel video mette in correlazione una gamma molto ampia di sentimenti. E, Michele, scusa, quanto tempo ogni intervento ha? Perché così... Dicevamo circa 10 minuti. Allora, in 10 minuti vorrei fare, rispondendo alla domanda di Michele Bocci, 3 considerazioni, una sulla preistoria, una sulla cronaca e una sulle prospettive. La preistoria è quella che conosciamo. Il regionalismo differenziato nasce come risposta politica soprattutto a una regione che chiedeva una specialità avendo vicinanza con una regione speciale. Ma, attenzione, dentro la storia o la preistoria del regionalismo differenziato c'è anche un'altra regione che invece non chiedeva tanto la specialità relativamente al rapporto ragione statuto speciale statuto ordinario, ma lo chiedeva proprio per la sanità, avendo voluto costruire un sistema sanitario regionale differente, radicalmente differente rispetto ai principi su cui si era assestato nel tempo 833 e varie riforme il servizio sanitario nazionale. Tanto è vero che tutti noi ricordiamo che nel progetto di legge costituzionale cosiddetto devolution, questo è uno dei punti chiave, cioè la sanità totalmente affidata alla generalità delle regioni. Nella preistoria dobbiamo tenere presente anche questo aspetto. Perché? Ma perché il rischio vero è che si parli di una cosa apparente, volendo invece parlare di un'altra cosa sostanziale. E credo, ad esempio, Presidente Errani, che l'associazione Giovanni Bissoni su questo debba concentrare l'attenzione, perché per quanto attiene alla sanità, ma forse lo stesso discorso vale per l'istruzione, noi utilizziamo nel dibattito pubblico
gli argomenti o sentiamo utilizzare gli argomenti di una maggiore autonomia, ma in realtà sotteso a tutto c'è la discussione sul modello di politica sanitaria e in particolare sull'equilibrio tra pubblico e privato. Questo vale per la sanità, vale probabilmente anche per l'istruzione. Ma se è così, se è questa seconda cosa il nucleo, allora su questo dobbiamo aprire una discussione, non sulla questione astratta dell'autonomia differenziata, perché la sanità, ma qualcosa vale anche per l'istruzione, è un terreno a sé stante. Occorre differenziare, lo dico da molto tempo, quindi lo posso ripetere in questa sede, occorre differenziare il dibattito pubblico sul regionalismo differenziato. Non è la stessa cosa differenziare sul governo del territorio e differenziare in sanità, perché in sanità c'è, l'abbiamo ascoltato poco fa da Giovanni e da Tiziano Caradori, c'è un servizio sanitario nazionale. La cronaca è la cronaca delle vicende successive al 2017. Due regioni che impostano un referendum, tra l'altro il quesito lombardo significativo, no? Per nella sua ambiguità, voluta ambiguità, virgola, la specialità della regione, virgola, con le risorse, attribuendo le risorse necessarie, era un occhiolino in qualche misura a un modello di regione a statuto speciale. Si aggrega, per ragioni direi eminentemente politiche più che tecniche o di politica sanitaria, politica generale, anche la regione Emilia-Romagna, e i motivi sono rimasti quei due esempi che Giovanni faceva, cioè da una parte il vincolo sul personale, un vincolo effettivamente da rimuovere, come è stato rimosso, ci sono stati momenti nei quali era difficile rimuovere quel vincolo, ma non voglio parlare di me, e una qualche manovra un po' più larga sulle specializzazioni, e anche quello è stato definito, stavo per dire grazie alla pandemia, grazie alla pandemia è un ossimoro, in seguito alla pandemia. Dunque, rimossi quelle due questioni, per il resto in sanità è difficile immaginare che si possa, rispondendo alla tua domanda, Michele, che si possa avere si possano avere dei vantaggi di sistema proprio perché il Servizio Sanitario Nazionale prevede già una differenziazione regionale. E questo è l'argomento di fondo. Le regioni hanno già la possibilità di organizzare il proprio servizio sanitario regionale, sono in una regione che forse tra tutte è quella che più ha fatto applicazione di questa possibilità. Anche per questo io avevo visto con un po' di perplessità la vicenda del 2018 degli accordi preliminari, perché tu Regione Emilia-Romagna perché devi chiedere di avere mano libera sui ticket, i fondi sanitari, la governance, eccetera, quando sei quella che meglio ha realizzato il Servizio Sanitario Nazionale come appunto complesso dei servizi sanitari regionali. Però mi fu detto che era per ragioni di politica generale. Se per ragioni politiche generali, una volta che non ci sono più, probabilmente possiamo di nuovo discutere esattamente come stanno le cose. Perché parlo di destrutturazione? Ma perché è evidente, il disegno di legge Calderoli, attualmente il numero è 1665, dice materie o ambiti di materie possono essere devolute o date alla regione differenziata. Le richieste del 2018 in realtà prendono tutta la tutela della salute. Se escludi quello che non può essere preso perché sta da altre parti del secondo comma dell'articolo 117, cioè ciò che è esclusivo dello Stato e che non è assorbito nel terzo comma del 116, cioè del regionalismo differenziato, per esempio la profilassi internazionale, quella non la puoi toccare, ma tutto il resto sta dentro a quelle richieste. Perché se io
ho mano libera sui fondi sanitari, vale quello che ci ha detto Giovanni, sui ticket, sulla governance, cioè su tutta l'organizzazione, mano libera, cioè non c'è più un quadro dato dalle norme nazionali, altro che 229, 833, 29, ecco. Sulla possibilità di assumere liberamente e di remunerare liberamente il personale, è evidente che io ho un'altra cosa rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, fondato su quei principi che conosciamo di universalismo, globalità, eccetera, finanziato dalla fiscalità generale. Questo è abbastanza evidente, cioè è difficile, non è un argomento che si possa facilmente superare, no? Allora, se questo però è quello che si vuole, allora apriamo un dibattito su questo. Vogliamo questa innovazione? Vogliamo superare la legge 833 e le sue riforme successive? Mi ricordo il messaggio del 2018 di Capodanno del Capo dello Stato, no? Vanto del sistema Italia, certo presenza difetti, ma sono difetti cui si deve rimediare, ma non va stravolto. Ecco, se quello è il modello, si ragiona in una direzione. Se invece vogliamo ragionare su un altro modello, beh, evidentemente, purché sia un dibattito aperto, non un dibattito parlando d'altro, ecco, una sorta di sviamento. L'ultima, no? La preistoria, la cronaca 2017-2024, le prospettive. Beh, le prospettive, la domanda che io farei è: l'atto Camera 1665 dà un'interpretazione costituzionalmente orientata del 116 terzo comma? Scusate, sembra una domanda da addetti ai lavori, no? Però il 116 terzo comma, mi ricordo, parlandone con il professore Elia tanti anni fa, Elia era parlamentare quando si decise la legge costituzionale 3 del 2001, che tra le altre cose ha introdotto il 116 terzo comma, e quando io un po' maliziosamente lo stimolavo sul 116 terzo comma, o guardava per alto oppure alzava le braccia al cielo, no? Come dire, siamo stati un po' frettolosi, ecco. Quindi è una norma che va interpretata, evidentemente, perché sia possibile, ma va interpretata come? In modo costituzionalmente orientato, quindi unità, indivisibilità, sistemi di tutela dei beni fondamentali, oppure va interpretata in altro modo, o va lasciata così alla sperimentazione, alla carta? E questo è una grande domanda, ecco, che non trova risposta nella relazione illustrativa, nell'analisi tecnico-normativa della legge in discussione alla Camera. E questa però aiuta anche ad arrivare ad alcune domande tecnicamente magari un pochino ostiche, ma che invece diventeranno politicamente comprensibili a tutti, tra non molto. Per esempio, ma è possibile un referendum abrogativo sulla legge 1665? Perché cambia tutto, nel senso che se la premessa è che quella legge è una delle possibili attuazioni del 116 terzo comma, ma che appunto non soddisfa quello che dovrebbe essere lo standard costituzionale, specialmente in alcuni settori, e allora la direzione da prendersi è eventualmente quella che chi non ha chi non condivide, siano i cittadini elettori, siano le regioni, che non condivide questo modello, può fare, secondo le procedure che conosciamo, richiesta di referendum abrogativo, e quello aprirebbe una discussione nazionale sicuramente, almeno su alcuni settori. Dice, ma sarebbe inammissibile perché un collegato, ho sentito questa cosa un po', un collegato alla legge di bilancio. Allora,
qui se si fa il mestiere di tecnici bisogna farlo fino in fondo. La Corte Costituzionale da 30 anni, mi pare, sì, è una sentenza del 94, la prima che è la 494, se ricordo bene, 30 anni fa ci disse che non tutto ciò che è nell'elenco delle leggi collegate al bilancio può essere escluso dal referendum, perché altrimenti basterebbe mettere qualunque legge no, collegata al bilancio e non ci sarebbero più possibilità di referendum. Ma ciò che è strettamente collegato all'ambito di operatività della legge di bilancio, mi pare di capire che il 1665 sia invarianza finanziaria, e già questo, come dire, fa capire che sotto questo aspetto evidentemente l'argomento non tiene molto. È possibile un'abrogazione totale una volta che questo diventi una legge? Ma su questo ci possono essere invece dei dubbi, perché comunque essendo una legge di attuazione, ancorché non necessaria, non perché lo dice Renato Balduzzi, lo dicono i fatti, quando nel 2017-2018 partirono gli accordi preliminari, nessuno obiettò dicendo alle regioni non potete andare avanti perché prima ci vuole una legge quadro di attuazione del 116, terzo comma. Quindi, ancorché non necessaria, si potrebbe dire, se andiamo a leggere questo lungo, ormai diventato testo attualmente in discussione alla Camera, vediamo che è ricco di proclamazioni di principio, sono fatti salvi i livelli essenziali, sono fatti salvi, sono fatti salvi, sono fatti salvi. Si potrebbe da parte della Corte Costituzionale dire, beh, in fondo rappresenta una tutela minima di alcune garanzie. Sotto questo aspetto la abrogazione totale potrebbe essere problematica, perché la Corte Costituzionale dice che quando c'è una legge di attuazione, ancorché lo dice per le leggi, diciamo, costituzionalmente necessarie, questa non lo sarebbe, però potrebbe dirsi che comunque una qualche tutela la mantiene. E sarebbe anche difficile immaginare una matrice razionalmente unitaria di un'abrogazione totale della legge 1665. Guardo soprattutto Francesco Pallante, perché tra i presenti diciamo, condividiamo una certa colleganza di materia. Ma certamente non una abrogazione, diciamo, puntuale, no? Di alcune. Quindi di per sé la legge in discussione potrà essere sottoposta a referendum abrogativo, si tratta di vedere come sarà formulato l'eventuale quesito, ammesso che questo sia nell'interesse delle regioni o degli elettori. Concludo dicendo che va bene, ma qual è, concludo togliendomi la giacca tecnica, che è, credo, la ragione per cui mi è stato chiesto di intervenire qui anche a nome del comitato scientifico dell'associazione, quindi qui non è un modo di dire, Vasco, mi onoro di essere il presidente, perché l'associazione Giovanni Bissoni, per chi ha voluto bene a Giovanni come è stato per me, per la mia famiglia, è qualcosa di diverso dalle normali associazioni. Io di solito non aderisco alle associazioni così, però l'associazione Giovanni Bissoni immediatamente. Ma è politicamente una questione del Sud o è una questione di tutta l'Italia? E non ho dubbi, amiche e amici, è una questione di tutta l'Italia, perché il Servizio Sanitario Nazionale non è un problema. Certo, per il Sud, e l'abbiamo ascoltato anche dalle cose dette fino adesso, per il Sud ci possono essere problemi ulteriori e profili ulteriori. Ma è un problema di tutti, bisogna esserne consapevoli. Per quanto attiene alla differenziazione in sanità, è un problema di tutti. L'ultimissima cosa, ma è l'obiezione più insidiosa. Va bene, caro professore o caro amico Renato, ci stai dicendo che ci sono dei dubbi su questa differenziazione in sanità, perché destrutturerebbe il Servizio Sanitario Nazionale, ma questo Servizio Sanitario Nazionale quanto rispetta i principi di fondo che vanno verso un'eguaglianza di trattamento, eccetera? Obiezione che si è posto anche Giovanni. La risposta è quella che abbiamo ascoltato. In realtà tutti gli studi di cui disponiamo ci dicono che c'è un avvicinamento
le griglie LEA del Ministero della Salute, che sono fatte in contraddittorio con le regioni, dimostrano che c'è un avvicinamento. Ma questa non è la percezione che continuiamo giustamente ad avere, perché il mondo è fatto di realtà e di percezione. Nella realtà c'è un avvicinamento e dunque il Servizio Sanitario Nazionale sta combattendo bene, nonostante tutto, le ragioni per cui è nato. Ma la percezione di un allontanamento non è da emarginare. E dunque la risposta, scusate, non tecnica evidentemente, ma una risposta di tipo politico-culturale è: andiamo nella direzione dei principi di fondo del Servizio Sanitario Nazionale, facciamoli vivere ancora di più dappertutto, anche superando, Tiziano, quella ipocrisia che giustamente rilevavi per quanto riguarda i cosiddetti piani di rientro, cioè e ridiamo, e ho finito davvero, anche al personale del Servizio Sanitario Nazionale, che è un personale dopo la grande stagione dell'833, della generazione dell'833, che vede un cambiamento evidentemente anche solo per ragioni di anagrafe. Diamo al personale del Servizio Sanitario Nazionale nuove occasioni di rimotivazione. Ho qualche dubbio, caro Michele, che queste occasioni di rimotivazione stiano dentro, per quanto riguarda la sanità, al contenuto e al modo con cui è stato pensato questo passaggio della vita pubblica italiana. Grazie. Grazie mille, professore. Adesso è la volta di Nerina Di Rivin, anche lei dell'Associazione Salute e Diritto Fondamentale, e Giovanni Bissoni, è stata direttore generale al Ministero della Salute, assessore in Sardegna, insomma. Il punto è questo: noi, per ora nessuno ha toccato, no, uno dei grandi problemi del sistema sanitario di oggi, il definanziamento. Cioè, da anni si va avanti con un rapporto, anzi, continua a scendere il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, e quindi ci dovremmo apprestare ad affrontare una grande riforma di questo tipo, ma con sempre meno risorse. Questo ovviamente è a cosa porta, quali sono i rischi? Grazie Michele, buongiorno a tutti e grazie per essere qui con noi, ricordando a Giovanni Bissoni, ma soprattutto cercando di lavorare per questo paese. Volevo solo dare in anticipo qualche riferimento, perché magari non per tutti è chiaro. Quell'intervento di Giovanni risale a qualche anno fa, parlava dell'Associazione Salute e Diritto Fondamentale. Ovviamente allora l'Associazione Giovanni Bissoni non era ancora stata istituita, ed era quella l'associazione a lui che lui faceva riferimento, dicendo che era socio dell'associazione. E risale a qualche anno fa, infatti si evidenzia in qualche sua affermazione che alcuni aspetti che in questi anni sono stati lievemente cambiati non sono stati presi da lui in considerazione. Le due associazioni, penso di poterlo dire, Associazione Salute e Diritto Fondamentale e Associazione Giovanni Bissoni, lavoreranno insieme nel solco delle cose che Giovanni ci ha insegnato e soprattutto per rafforzare il servizio sanitario universalistico, solidale e globale. A me è stato chiesto, cerco di guardare l'orario, di riflettere sul problema del finanziamento, anzi del definanziamento, e del suo legame con l'autonomia differenziata. Intanto qualche elemento. Sappiamo benissimo che ormai da almeno una quindicina d'anni l'ammontare di risorse che sono investite nella sanità pubblica, nel Servizio Sanitario Nazionale, sta tendenzialmente scendendo, qualche volta più rapidamente, qualche volta più lentamente, ma cresce meno del PIL, e questo è successo in tutti i paesi mediterranei, Spagna, Grecia, Italia e in parte solo anche il Portogallo, proprio perché c'è una questione, qualcuno dice mediterranea, non ce l'abbiamo fatta,
non ce l'abbiamo fatta a partire da quando c'è stata la crisi del 2008-2009, che si è protratta poi dopo con la crisi dei debiti sovrani, come ricorderete, da cui non siamo ancora usciti. E questo definanziamento, che certamente è un definanziamento rispetto al PIL, è ovvio che in valore assoluto l'ammontare di risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale aumenta, così come la nostra età, se siamo fortunati a restare in vita, aumenta, è naturale. E quindi in valore assoluto aumenta, ma il problema è se aumenta in termini relativi, cioè se a mano che aumenta il PIL noi destiniamo un pochino più di risorse, o perlomeno le stesse che destinavamo prima, alla sanità pubblica. E soprattutto se compensiamo l'inflazione. In questi ultimi 2 anni il problema dell'inflazione non è stato marginale, e gli aumenti che sono stati dati ovviamente sono aumenti che, se li misuriamo al netto dell'inflazione, non aiutano a consentire all'insieme del Servizio Sanitario Nazionale di avere almeno le stesse risorse che aveva prima dell'inflazione. Questo definanziamento a che cosa è dovuto? Io ogni tanto mi pongo qualche domanda di quelle veramente elementari. Perché siamo arrivati a tanto? E ogni tanto mi domando anche perché non siamo riusciti, nonostante la grande disponibilità di esperti, di responsabili, convinti che la strada che abbiamo intrapreso è una strada molto rischiosa per questo paese, per la salute di tutti noi e dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io voglio anche qui ricordare una cosa. Questo definanziamento è, a mio giudizio, figlio di quella soggezione culturale che ormai almeno da 15 anni, ma forse da molto di più, ha condizionato le scelte di molti decisori del livello centrale e del livello regionale, di molti decisori, non di tutti, qualche raro caso diverso c'è, condizionamento culturale al pensiero neoliberista che sostanzialmente riteneva, uno, e continua a ritenere, perché questi argomenti dopo la pandemia credevamo che sarebbero stati accantonati. E invece la cosa più triste forse dopo la pandemia è che questi argomenti ritornano uno a uno e mettono a rischio quel cambiamento sostanziale che avremmo potuto pensare di iniziare con molta fatica, sappiamo benissimo che non è facile, a mettere in campo. E questa cultura neoliberista, che nasce in realtà negli anni 90 e che poi pian piano si è inserita nel modo di pensare di chi prende decisioni, e qualche volta senza neanche che ci rendessimo conto dei rischi che correvamo, sostanzialmente ritiene che dove il mercato può sostituire lo Stato è sempre un bene. Ora, sappiamo benissimo che la sanità è un settore complesso dove i fallimenti del mercato sono ampiamente riconosciuti in tutta la letteratura scientifica internazionale e in tutte le evidenze empiriche. E quindi bisogna stare molto attenti a sostituire l'intervento pubblico con il semplice mercato, sia in termini di equità sia in termini di efficienza. E che in effetti, se la sanità pubblica viene depotenziata, come è successo con la riduzione del finanziamento, non è un problema per le persone, perché le persone si possono rivolgere al mercato. E il mercato è stato in questi anni pronto a coprire le carenze del sistema pubblico, fino al punto, lasciatemelo dire, di pensare che dovessimo ringraziarlo perché ha aiutato il sistema pubblico a superare alcune difficoltà, quando in realtà abbiamo rischiato e stiamo rischiando di offrire gli ambiti che i produttori privati, gli erogatori privati di prestazioni sanitarie ritengono più remunerativi, non quelli che servono a un sistema pubblico capace di fare da regia. Giovanni di questo ci ha insegnato molto, no? Di fare da regia, di dire, perché non dobbiamo demonizzare il produttore privato. Io sono la prima che non ha nessuna intenzione di demonizzarlo, tanto c'è sul mercato. Il problema è
se rispetta le regole. Ma perché rispetti le regole? Bisogna che ci sia qualcuno che gliele ricordi tutti i momenti in cui si fanno gli accordi contrattuali e si controlla che cosa si fa. Se invece l'indebolimento delle regioni, di molte regioni, anche quelle più mature, e l'indebolimento del livello centrale, che è ancora più, a mio modesto giudizio, ancora più rilevante, è tale per cui alla fine si prende per buono quello che ti capita di poter incontrare sul mercato per risolvere i problemi, è ovvio che si abbandonano i cittadini agli interessi dei produttori profit, con tutto quello che vuol dire rispetto a una cultura dell'appropriatezza e della sobrietà dei sistemi sanitari regionali, del sistema sanitario nazionale, che invece è stato uno dei punti di forza del nostro sistema. Appropriatezza, che vuol dire appunto non utilizzare le prestazioni sanitarie perché le strategie di marketing dei produttori riescono a indurci a pensare che abbiamo sempre bisogno di qualche accertamento diagnostico in più, di qualche visita in più, ma perché è giustificata dal problema, dal bisogno di salute che abbiamo e dalle evidenze scientifiche che ci sono. Questa soggezione culturale purtroppo non è ancora stata superata e, come ho detto, sta ritornando dopo la pandemia e ci ritroviamo di nuovo nella stessa situazione che avevamo cercato perlomeno di analizzare. E con l'autonomia differenziata ovviamente le questioni peggiorano. Dico ancora un semplice dato: attualmente il finanziamento della sanità pubblica quest'anno sono 134 miliardi. Se noi avessimo un finanziamento di 2,5-3 punti di PIL in più, come hanno Francia e Germania, avremmo 50-60 miliardi in più. 50-60 miliardi su 134 non è proprio marginale. Ora, è chiaro che nessuno mai si immaginerebbe di dire dall'oggi al domani vogliamo avere tutte le risorse che ci possono allineare i paesi europei, ma almeno la direzione di tendenza bisognerebbe in qualche modo cercare di delinearla, e invece ci troviamo di nuovo in una situazione in cui, per le difficoltà della finanza pubblica, non possiamo pensare, spero di poter sbagliarmi, di avere un aumento dei soldi investiti nella sanità pubblica che ci consentano perlomeno di mantenere stabile il livello rispetto al PIL che abbiamo adesso in termini reali al netto dell'inflazione. Ma quali obiettivi si sono posti coloro che stanno insistendo così fortemente sull'autonomia differenziata? Perché qui non voglio eccedere nel tempo che mi è stato dato a disposizione, ma ogni tanto ci diciamo: mi domando, ma sanno quello che fanno? Ma sono consapevoli dei rischi che stiamo correndo? Il dibattito, l'abbiamo già detto tante volte, l'ha detto Giovanni, il dibattito è veramente molto, molto limitato, ha contenuti che attengono più ai luoghi comuni, a annunci veleitari, che non a argomenti scientifici o tecnici che dicono dove andiamo. Faccio presente che nella relazione illustrativa del disegno di legge sull'autonomia differenziata, a un certo momento si dice il governo auspica che con l'autonomia differenziata anche le regioni che di solito crescono meno velocemente possano crescere di più. Io credo che un'affermazione di questo tipo non può che dimostrare la debolezza delle argomentazioni che possono sorreggere questo. Quali obiettivi? Io provo a dare qualche elemento rapidamente. Primo, un obiettivo è quello di liberare le risorse che già ora ci sono, che sono sempre più scarse, ma che già ora ci sono, dall'attuale allocazione, per allocarle ad altre attività più gradite al mondo produttivo a livello regionale delle singole realtà produttive, oppure per ridurre la pressione fiscale nelle singole realtà produttive. Cambiare l'allocazione delle risorse che attualmente c'è.
e soprattutto sostenere lo sviluppo del Nord senza l'intralcio del dovere di solidarietà nei confronti delle regioni che si muovono più lentamente. Senza l'intralcio del dovere di solidarietà. E perché stiamo immaginando di andare in questa direzione? Anche qui alcune regioni, le regioni ricche del Nord, si sono sentite ingabbiate dentro la crisi, perché questa crisi ha colpito tutta l'Italia, ma ha colpito anche le regioni del Nord. È vero che le tre regioni sono le regioni che qualche anno fa erano fra le prime 10 quanto a valore aggiunto industriale delle regioni europee. Adesso sono un po' arretrate, ma insomma sono sempre quelle che possono permettersi di immaginare di competere con la Germania, con quelle più avanzate della Francia o con quelle più avanzate del Nord Europa. E si sono sentite ingabbiate dentro la crisi, ingabbiate di fronte alla necessità di stare in un contesto nazionale in cui bisognava tener conto che ci sono regioni che corrono meno velocemente. E queste regioni vogliono correre da sole, così possono correre più rapidamente, appunto perché il dovere di solidarietà deve pian piano venir meno. Non è mai scritto da nessuna parte, ma altrimenti non si capisce perché si vuole l'autonomia differenziata, se non per dare man libera su alcune scelte strategiche che le regioni del Nord potrebbero fare. Allora io credo, e vado a concludere, l'autonomia differenziata non può che far scivolare la sanità pubblica, in generale il sistema di welfare pubblico, delle regioni del Nord sempre più verso una maggiore componente privata, in cui i cittadini che possono trovano risposte nel mercato o nei fondi, no, non mi soffermo, è già stato detto, o nei fondi integrativi in qualche modo, in forme assicurative, perché questo è l'altro grosso problema, e questo segnerà il paese, perché ovviamente se alcune regioni del Nord saranno sempre meno, sempre più pronte a ridurre la tipologia di prestazioni che vengono erogate dal sistema pubblico ai cittadini, perché i cittadini che possono pagare conformano la richiesta della popolazione rispetto a queste loro esigenze e quindi non protestano rispetto alle esigenze di visite specialistiche che vanno nel privato, che non sono più chieste al pubblico, lo stesso per gli accertamenti diagnostici. Questo conformerà le politiche di tutte le altre regioni, perché inevitabilmente si troveranno di fronte alle regioni più mature, più avanzate, che tenderanno a, in qualche modo, costringere anche le altre regioni a trovarsi verso quella direzione. Anche perché la questione del residuo fiscale non entro, perché sono questioni tecniche, dedicheremo troppo tempo, ma è chiaro che questa autonomia differenziata è fatta a parità di risorse. Quindi se qualcuno aspira, magari non subito, ma in prospettiva, ad avere un po' più di risorse, non potrà essere che sono sottratte a qualcun altro. E per di più sono risorse che da un lato rischiano di essere sottratte alle regioni più in difficoltà e dall'altro, di fronte a un governo centrale che vuole avere più risorse per sé, per svolgere le funzioni che ritiene di dover svolgere sempre più, è stranissimo questo governo, che da un lato vuole l'autonomia differenziata e dall'altro sempre più impone scelte su questioni, i cittadini di Bologna lo sanno benissimo, su tutt'altre questioni, impone su questioni anche marginali, del tutto irrilevanti, le indicazioni che arrivano dal livello centrale. Quindi noi ci troveremo con regioni che avranno sempre più una sanità privata e polizze assicurative che integrano, perché ne credo che in questo paese nessuno abbia il coraggio di dire che la 833 va superata. Tutti sostengono le dichiarazioni di principio che l'universalismo, la globalità e la solidarietà, ma poi di fatto è quello che succede, di fatto che conta. E allora se alcune regioni di fatto non saranno in grado di, non sceglieranno di non garantire a tutti i cittadini tutte le prestazioni, questo
genererà un sistema molto iniquo, molto più diseguale di quello che adesso e soprattutto più inefficiente, perché tutti ci dicono e tutti gli studi ci dicono che è così. E noi non abbiamo ancora, e chiudo, incominciato a riconoscere agli operatori della sanità pubblica il valore del lavoro che hanno fatto durante la pandemia. E questo dimostra che ancora una volta quel tetto sulla spesa per il personale è un tetto che è veramente vergognoso e che i decisori fanno fatica a superare, non perché mancano le risorse, ma perché non vogliono impedire il depauperamento del personale dipendente della sanità pubblica, perché questo è funzionale al raggiungimento di quegli obiettivi di mercato che invece purtroppo implicitamente vogliono raggiungere. Grazie a tutti. Grazie mille. E a proposito di personale, chiamo Francesco Feletti, eccolo, che è il segretario della NAO della AUS Romagna, e la NAO, come sapete, è il sindacato ospedaliero più importante, e proprio per parlare di personale, no? Perché uno dei grandi temi di questa riforma, anche di chi la critica, si innesta su un problema che ha oggi l'Italia, cioè un problema di organici dei medici, di tutto il personale sanitario. I medici hanno questa particolarità che sono, diciamo, scoperti certi settori più di altri, anche per errori probabilmente nella programmazione universitaria. Quindi quando ci sarà l'autonomia, teoricamente le regioni pagheranno in modo diverso i professionisti. Quindi e questa è la domanda: rischiamo di vedere incancrenirsi in certe realtà i problemi di carenza di professionisti? Assolutamente, questo è uno dei più grandi problemi dal nostro punto di vista, dal punto di vista di un sindacato che si occupa di tutelare i medici del servizio pubblico, i medici ospedalieri e i dirigenti di area sanità. È il principale, è probabilmente uno dei principali problemi, perché chiaramente questo aprirebbe a un accaparramento alle risorse professionali, complice fenomeni di dumping salariale, e questo non farebbe altro che acuire quelle che sono le differenze tra territori che già ci sono all'interno di ASL grandi come la Romagna, che io, di cui io rappresento i professionisti. Ci sono differenze, ancorché in un'ASL del tutto omogenea, ci sono differenze tra un presidio ospedaliero e l'altro in termini di attrattività. A livello nazionale questo avviene su scala macroscopica. Una riforma di questo tipo peggiorerebbe moltissimo questo quadro, dando luogo a vere e proprie migrazioni. I medici e i professionisti di area sanità sono abituati a spostarsi, molti vanno all'estero già ora e sicuramente si sposterebbero molto più facilmente da una regione all'altra di quanto già non facciano. Noi siamo preoccupati proprio per l'impianto generale di questa riforma, perché noi rappresentiamo, sì è vero, i medici e i dirigenti di area sanità, ma ci sentiamo di rappresentare dei pezzi importanti del sistema sanitario nazionale. Per noi è importante che l'ecosistema del servizio sanitario nazionale funzioni e che sia unico, e questa riforma va nella direzione diametralmente opposta alla legge istitutrice del servizio sanitario nazionale, perché l'833 del 78 diceva che veniva istituito il servizio sanitario nazionale per tendere a ridurre le disuguaglianze in termini di condizioni sociosanitarie. Ecco, a nostro avviso questa riforma va esattamente nella direzione opposta. Noi dobbiamo partire dal presupposto che è vero che il sistema sanitario nazionale sta lavorando benino in questa direzione, cioè ha fatto molto nei decenni, ma già oggi ci sono delle differenze macroscopiche tra il nord e il sud. Se consideriamo l'aspettativa di vita
in salute, in buona salute, c'è una differenza che sfiora i 20 anni tra nord e sud del paese, sembra di parlare di due paesi completamente diversi, 20 anni sono un'esagerazione. E ci sono altri dati, ad esempio la mortalità infantile è doppia al sud, in certe aree del sud rispetto a certe aree del nord, ed è un indicatore molto profondo se ci pensiamo alla mortalità infantile, ci tocca proprio, siamo italiani allo stesso modo, per la Costituzione dovremmo avere lo stesso diritto di accesso alle cure e alla salute. Ma anche altri importanti indicatori, adesso ne ho scelti due, ma anche l'aspettativa di vita, il tasso di mortalità evitabile, anche la mortalità materna al parto è quasi doppia in alcune aree del sud rispetto al nord. E questa riforma è una riforma che ha dei presupposti economici, come è stato già detto da chi mi precedeva, e questi presupposti economici sono degli assunti, probabilmente più teorici che reali, secondo i quali le regioni più virtuose, diciamo così, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, potrebbero, fra le altre, ma secondo nel testo in realtà viene detto che se ne potrebbero avvantaggiare anche le regioni in difficoltà con problemi di dissesti finanziari, non si sa come. Però l'obiettivo è quello di ridurre il trasferimento di risorse verso lo Stato centrale, con l'intento di lasciare maggiore spazio di utilizzo delle risorse in periferia. Però già adesso esiste un fenomeno che è la mobilità sanitaria. Tra i 21 sistemi sanitari regionali che abbiamo in Italia, di fatto li abbiamo già adesso, e negli ultimi 10 anni questa autonomia che già c'è ha dirottato circa 14 miliardi di euro dalle regioni del sud verso le regioni del nord. Quindi una autonomia differenziata, un regionalismo potenziato come quello a quale attualmente, proprio oggi, si sta lavorando, e darebbe ulteriore autonomia alle regioni e andrebbe a, tra virgolette, peggiorare questo dirottamento di soldi dal sud verso il nord in una quantità che è stata calcolata dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno tra i 6 e i 9 miliardi, quindi cifre ancora più importanti. E ovviamente questo condizionerebbe l'erogazione dei LEP, che sono i livelli essenziali di prestazione, che sono l'asticella con la quale si va a misurare quello che è la possibilità di fruire del diritto alla salute. E quindi avremo dei LEP probabilmente, ma inevitabilmente, di serie A e di serie B, e quindi peggiorerebbe ulteriormente la equità dei cittadini di fronte al bene salute. Ma se vogliamo parlare dell'autonomia differenziata dal punto di vista della sanità, dobbiamo, secondo me, distinguere due momenti, dobbiamo spacchettare la norma in due aspetti principali: i LEP, appunto questi livelli essenziali di prestazione, e le materie non LEP. I LEP sono, come dicevo, i livelli essenziali delle prestazioni, e sembrerebbe quello della differenziazione tra aree territoriali sembrerebbe disinnescarsi, perché la Costituzione, con l'articolo 119, sancisce l'obbligo di istituire un fondo perequativo per i territori che hanno minore capacità fiscale. In realtà però l'impianto della norma, per come è adesso, e la proposta di legge, è abbastanza farraginoso, e si procederebbe prima al trasferimento delle competenze prima di avere finanziato i LEP, e soprattutto prima di aver individuato delle misure per prevedere alla equiparazione dei divari fra le regioni. E quindi questo è un primo vulnus. Poi ci dicono esserci anche dei vulnus di natura più tecnica, più legislativa, per cui questi LEP, non essendo definiti dal Parlamento ma da una commissione tecnica potrebbero essere impugnabili solo davanti al TAR. Quindi la struttura stessa di questo progetto di legge per quanto riguarda i LEP crea delle perplessità non poche. Poi c'è, come dicevamo, tutta la materia sanitaria
non legata strettamente ai LEP, e con il rischio dell'apertura della concorrenza selvaggia nell'accaparrarsi le risorse professionali. E questo dal punto di vista sindacale sarebbe la fine di un sindacato come quello che oggi ho l'onore di rappresentare, perché la contrattazione nazionale, la contrattazione collettiva nazionale andrebbe a farsi friggere. E quindi, come ha detto la Fondazione Gimbe, questa riforma sarebbe una pietra tombale sul ruolo dei sindacati di area sanità, ma noi diciamo anche, secondo noi, sul sistema sanitario nazionale per come noi lo conosciamo. Secondo la NAO sarebbero necessarie tre contromisure. La prima è il contestuale aumento della capacità di indirizzo e verifica dello Stato centrale. La seconda è la messa in atto di meccanismi di solidarietà tra le regioni. E la terza, l'aumento consistente di una quota di deprivazione da destinare al Mezzogiorno. Tuttavia il deficit e il debito pubblico italiano così grandi ci fanno sospettare che queste tre misure siano difficili, se non impossibili da attuare, e questo ci fa pensare che questo regionalismo potenziato verrà messo in opera conservando il criterio della spesa storica, che non farà che cristallizzare le disuguaglianze di cui parlavamo poc'anzi. Infine bisogna considerare che la stessa Corte dei Conti è perplessa e dice che trasferire le competenze previste dall'autonomia differenziata non è detto che migliori l'efficienza nell'erogazione dei servizi. A nostro modo di vedere è sicuro che non sarà così, però la stessa Corte dei Conti risulta perplessa. Ci preoccupa il fatto che quando vengono definiti i LEP, viene all'articolo 3 di questo disegno di legge, viene scritto che verranno aggiornati nel tempo, ma nei limiti delle risorse disponibili. E questo è un criterio pericoloso, perché va in contraddizione con una giurisprudenza costituzionale. Ad esempio, mi sono segnato una sentenza, la sentenza 275 del 2016, che diceva esattamente il contrario, cioè diceva è la garanzia dei diritti a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo, cioè del bilancio, a condizionarne la doverosa erogazione. Per queste ragioni, infine, in ultimo, poi vi lascio andare avanti col programma di oggi, lo stesso Presidente della Repubblica ha auspicato che venisse potenziato il sistema sanitario nazionale come presidio per la tenuta sociale dello Stato, perché effettivamente se un bene come quello della salute viene messo a rischio, soprattutto l'accessibilità a servizi essenziali come quelli sanitari vengono differenziati, è a rischio la tenuta della coesione, la coesione sociale e la tenuta dello Stato come oggi lo conosciamo. Per queste ragioni ANAO è contraria e si batte contro questo disegno di legge. Grazie. Grazie mille. E adesso abbiamo la dottoressa Chiara Gibertoni, che è, diciamo, la padrona di casa, la direttrice del Sant'Orsola, che poi ci introdurrà Gaetano Gargiulo, che è il cardiochirurgo pediatrico qui del Sant'Orsola, al quale volevo fare un paio di domande. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui presenti. Sono onorata di ospitare a Sant'Orsola questo evento. Ma io in realtà veramente mi limito soltanto a spiegare perché abbiamo scelto e abbiamo chiesto, come associazione di cui anch'io mi onoro di far parte, al professor Gaetano Gargiulo di dare il punto di vista dell'azienda. Fino adesso abbiamo sentito tratteggiare un po' quali sono gli effetti che questa norma avrebbe a livello nazionale, a livello regionale, e anche con una visione più di insieme sul corpo professionale, sul personale rappresentato dal collega che ha parlato prima di me della NAO.
Ma il nostro interesse era anche quello di porre in evidenza come in una situazione già evidentemente di disequilibrio, come è stato ben raccontato, per un'azienda come il Policlinico, per una comunità professionale come quella del Policlinico, che è fatta di 6.000 professionisti, che ha 1.460 posti letto, 20 padiglioni, che è un pronto soccorso generalista, 4 specialistici, è centro regionale di riferimento su molte linee di produzione, in modo particolare su tutto il tema dei trapianti, l'effetto che ha una norma di questo tipo. E perché Gaetano Gargiulo? Allora, il professor Gaetano Gargiulo intanto è il direttore della cardiochirurgia pediatrica da molti anni, è una specialità di nicchia, potrei dire, ed è un centro di riferimento ovviamente con una dimensione sovraregionale, fa trapianto di cuore pediatrico e quindi diciamo che nel panorama nazionale rappresenta un punto di riferimento da molti punti di vista. E poi perché lui è un professionista che ha lavorato solo all'interno del sistema sanitario nazionale, non ha mai fatto un minuto di libera professione, neanche intramenia, e quindi è un sostenitore, direi, con la sua vita, con la sua dedizione, convinto di cosa deve essere un sistema pubblico universalistico. E poi perché nella sua carriera è diventato anche universitario, e quindi sintetizza bene l'altro aspetto che caratterizza questa comunità, e quella cioè della convivenza della componente ospedaliera con quella universitaria e come questa convivenza negli anni è cresciuta e ha alimentato un sistema che oggi garantisce, oltre all'assistenza, anche la didattica, la formazione e la ricerca. E come universitario è un punto di riferimento anche nell'ambito della ricerca. E in più perché è calabrese e quindi... come calabrese è molto sensibile. Non solo, ma non ha mai dimenticato il tema in nessun momento della sua carriera, il tema di come il disequilibrio tra le regioni si ripercuote direttamente sulla pelle dei cittadini, di che cosa significa fare quei viaggi di cui abbiamo sentito e ricordato anche gli importi economici che stanno dietro poi a ogni singolo paziente che si deve prendere su, essere sradicato dal suo tessuto sociale, affrontare dei periodi estremamente delicati di malattia lontano dagli affetti. Noi pensate che abbiamo bimbi che per le loro condizioni di gravità restano ricoverati anche più di un anno. E se vengono da altre regioni, ma anche dalla nostra regione, sicuramente la difficoltà che devono affrontare è doppia rispetto a chi ha la fortuna di abitare vicino a un centro di riferimento come questo. Non tutti i nodi sono stati messi in evidenza, però io direi principali, quindi non sto a entrare nel merito ad esempio di come il MEF ha impostato tutta la politica sanitaria attraverso l'utilizzo dei tetti, lo diceva Giovanni Bissoni in un altro intervento che ha fatto con un'altra associazione per la sanità del servizio pubblico, e saluto qua Giovanni Gordini che ne è uno dei principali promotori. Ed era luglio del 22 e Giovanni Bissoni diceva: attenzione, perché quello dei tetti sul personale, ne abbiamo sentito parlare, ma anche sui farmaci e sui dispositivi, diventano vincolo per le strutture pubbliche a rimanere al passo con l'innovazione. E credo che all'interno di questa comunità questo sia un elemento che si vive davvero nella sua drammatica quotidianità. E quindi questi nodi che non sono restati risolti a livello nazionale oggi verranno affrontati, come abbiamo sentito, dalle singole regioni. Allora, un IRCCS che in collaborazione con l'università produce conoscenza e la diffonde attraverso la didattica e la formazione non può avere un orizzonte di tipo regionale.
e in realtà non sono queste caratteristiche proprio solo del Sant'Orsola, sono funzioni proprie di molte altre istituzioni sanitarie. E nessuna delle tre funzioni proprie, assistenza, didattica e ricerca, può essere confinata dentro una sola regione. I loro destinatari travalicano i confini regionali e per la loro funzionalità richiedono il concorso di risorse dell'intero paese e non possono gravare sul bilancio di una sola regione. Ignorare il carattere traslazionale di queste peculiari bene comune che è la salute è, diciamo, indispensabile laddove si produca assistenza, ricerca e didattica. Nel suo intervento Giovanni Bissoni chiudeva con un'affermazione che è un ricordo di Achille Ardigò, che è proprio qua di Bologna. Giovanni diceva: Achille Ardigò ha sempre detto, una sanità per i poveri prima o poi diventa una sanità povera. E credo che ormai davvero ci siamo arrivati. Introduco quindi, chiedo al professor Gaetano Gargiulo di porci il suo punto di vista, che sicuramente è qualificato, ma anche vedrete molto concreto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, naturalmente ringrazio Chiara per la presentazione, voi capite che io riassumo praticamente un po' tutte le problematiche, sostanzialmente sono stato ospedaliero, universitario, sono calabrese e ho scelto l'Emilia Romagna quando ho scelto di studiare e poi naturalmente di lavorare in Emilia Romagna. In parte per il lavoro è stata una forzatura, perché in Calabria non esisteva la cardiochirurgia a quei tempi. Per quanto riguarda Giovanni Bissoni, io mi ricordo che ho avuto dei contatti con lui per molto tempo, perché in quei tempi si creava proprio la cardiochirurgia, o si tentava di creare la cardiochirurgia pediatrica qua alla Sant'Orsola. Io porto il punto di vista, non essendo naturalmente un esperto né giuridico né economico-finanziario, porto qual è il punto di vista di uno che lavora all'interno della sanità, lavora all'interno di un ospedale, un IRCCS, un ospedale universitario, e quindi un ospedale che ha non solamente la funzione di assistenza, ma una funzione di didattica e una funzione di formazione. Per quanto riguarda, mi sono soffermato essenzialmente su tre aspetti che questo disegno di legge propone. Sicuramente la mobilità sanitaria e la sostenibilità economica, i rapporti del settore pubblico-privato e l'accesso alle scuole di specializzazione e integrazione con il sistema sanitario regionale. Sono naturalmente tre aspetti che ci interessano molto da vicino. Ci interessano molto da vicino perché, vedete, questo è un rapporto che tutti conosciamo della mobilità sanitaria in Italia, e vediamo che ci sono le regioni che noi consideriamo ricche, che hanno una mobilità attiva molto molto importante, la Lombardia e l'Emilia Romagna, ma hanno anche una mobilità passiva che è importante, e sicuramente questo ci pone una domanda: perché devono avere delle regioni che hanno una mobilità attiva e una sanità avanzata una mobilità passiva così importante? Allora ci viene il dubbio che ci possa essere un problema di selezione dei pazienti, cioè dire, perché questi pazienti devono andare in regioni vicine, pur regioni naturalmente che hanno una sanità avanzata. E per cui la differenza tra crediti e debiti, che ci fa vedere come noi le regioni avanzate hanno un surplus importante di profitto tra sostanzialmente la sanità, la mobilità passiva e la mobilità negativa, ci pone la domanda se questo alla fine questo surplus è un surplus vero, o bisogna naturalmente cercare di capire quali sono i costi che questa mobilità attiva ci pone. E quindi la mobilità sanitaria, soprattutto se pensiamo che questa autonomia differenziata può modificare le tariffe di rimborso delle prestazioni, sicuramente avrà degli aspetti positivi.
Ma gli aspetti positivi si possono riassumere soprattutto per gli ospedali di alta specialità, per quanto riguarda le prestazioni che noi diamo ai residenti, perché avranno dei rimborsi sicuramente aumentati. Però pone dei problemi, diciamo così, degli interrogativi, lascia degli interrogativi aperti, perché con questa legge, con questo disegno di legge, i problemi sono: come sarà il rimborso interregionale? Il rimborso interregionale molto importante per quanto riguarda naturalmente le tariffe, e le regioni di provenienza saranno in grado, se la regione che ha una autonomia differenziata aumenta le tariffe di rimborso delle prestazioni, sarà in grado di sostenere l'aggravio naturalmente di spesa? E se noi abbiamo una sanità che diventa sempre migliore rispetto a delle altre regioni, avremo un'immigrazione non controllata, e quindi a questo punto potremo avere un problema di gestione di questa migrazione, soprattutto per quanto riguarda il problema delle liste d'attesa. E poi quello che interessa magari più da vicino gli ospedali di alta specializzazione, cioè dire, noi saremo in grado di accogliere sempre costantemente dei pazienti ad alto costo che richiedono delle prestazioni e sostenere nello stesso momento una sostenibilità economico-finanziaria, un equilibrio economico-finanziario, se questi ospedali non hanno una fonte di finanziamento, diciamo così, differente e quindi indirizzata solo per questi ospedali? E l'altra cosa è: cosa succederà quando le regioni con autonomia differenziata e quindi con una sanità avanzata incominceranno a diventare concorrenziali tra di loro? Ci sarà una scelta dei pazienti, una selezione dei pazienti, e quindi in alcune regioni che non fanno una selezione dei pazienti, quindi quel fenomeno che viene chiamato cherry picking, avranno la possibilità di sostenere questi costi per malati ad alto costo? E l'altra cosa è: se questa autonomia differenziata comporta un aumento delle tariffe, come si reagirà? Quale sarà il rapporto pubblico-privato? Perché è logico che nel privato anche lì si avrà la tendenza ad avere dei malati che hanno un profitto maggiore rispetto a dei malati ad alta complessità. E una cosa sarà anche importante: la ricaduta sui giovani professionisti. Se ospedali di alta specializzazione non riescono a, diciamo, poter fare delle prestazioni ad alto costo con i presidi più moderni, eccetera, potranno, e quindi trattare malati altamente complessi, potranno formare la nuova generazione di professionisti. Vedete, il problema delle tariffe e dei rimborsi è un problema molto importante. Noi abbiamo delle tariffe uniche per tutta naturalmente l'Italia, per i rimborsi di mobilità interregionale. E abbiamo, ho fatto qua l'esempio della cardiochirurgia, ma altre naturalmente branche specialistiche presentano questo problema. Possiamo avere delle tariffe aggiuntive per degli interventi particolari, come fare un contrapianto o un cuore artificiale. Possiamo avere, come Sant'Orsola per esempio, un 15% in più di tariffa aggiuntiva, perché siamo un ospedale che è considerato, diciamo, alla stregua degli ospedali monospecialistici. Però in realtà tutte queste tariffe non coprono i malati ad alto costo, la complessità dei malati ad alto costo, perché, prendendo l'esempio di una piccola realtà come può essere la nostra, vedete, i trapianti che noi facciamo nei bambini o i ventricoli artificiali che mettiamo nei bambini, il 58% lo facciamo in bambini che vengono da fuori regione, e il 47% per quanto riguarda gli impianti di ventricolo artificiale. E questo che cosa comporta? È un problema che già in ambito internazionale viene considerato. Questa è un'esperienza della Norvegia. Vedete, un costo di un impianto di VAD costa in Norvegia in media quasi 500.000 euro. Bene, con punte che arrivano fino a 1 milione di euro, e il rimborso, che più o meno si aggira con il rimborso che in questo momento noi abbiamo, si aggira intorno ai 150.000 dollari. Questo, secondo me, comporta un problema enorme per la sostenibilità economico-finanziaria, che potrà magari essere fatta per i pazienti residenti, ma che creerà dei grossi problemi per i pazienti che vengono da fuori regione. E un'altra cosa: se noi guardiamo la mobilità sanitaria interregionale pediatrica, che è uno dei criteri
probabilmente migliori per valutare la qualità dei sistemi sanitari regionali. E allora che cosa vediamo in questa cosa qua? Vediamo che i pazienti del sud, soprattutto per i bambini del sud, soprattutto per l'alta complessità, devono andare a farsi operare alla nord. E l'altra cosa che noi possiamo osservare è che quando c'è la mobilità passiva verso il centro nord, le regioni del centro nord si scambiano un pochettino i malati e quindi si scambiano le risorse, mentre verso il sud non c'è nessuna mobilità, quindi il sud perde solamente delle risorse, non c'è altra possibilità. Vedete, questo fenomeno è importantissimo perché alla fine gli altri ospedali, gli ospedali di alta specializzazione, gli ospedali di interesse nazionale potrebbero fare una selezione dei pazienti non residenti, potrebbero entrare in concorrenza tra le regioni ricche e decidere naturalmente quale paziente prendere della mobilità attiva, e questo porterebbe a una cristallizzazione del processo sanitario nelle varie regioni con una chiusura probabilmente delle frontiere regionali. E l'altra cosa sarà quando le tariffe saranno aumentate, il privato, come il settore privato, come reagisce? Riesce a prendere tutti i pazienti o farà una selezione dei pazienti, non soltanto quelli non residenti, ma anche quelli residenti? Vediamo che per quanto riguarda la mobilità, il costo della mobilità, il 55% avviene nelle strutture private, quindi è una mobilità che è relativa solamente ai ricoveri, sostanzialmente ai day hospital. Il territorio non viene interessato dalla mobilità, ed è per questo che è necessario che, se succede questo, il governo politico deve fare un'attenta programmazione, un attento controllo, stare attenti che non ci sia una selezione dei pazienti che penalizzerebbe il sistema pubblico, e naturalmente molto attenzione anche per quanto riguarda, come diceva prima il collega della NAU, gli stipendi, perché se le remunerazioni non vanno di pari passo, il settore privato, aumentando i profitti, può pagare di più i medici e gli infermieri, e quindi ci sarebbe una migrazione dei professionisti. Quindi la mobilità sanitaria sicuramente è una cosa che potrebbe essere controllata in maniera differente, certamente adeguando i livelli di assistenza e la qualità di assistenza delle regioni meno ricche. Si potrebbe definire una rete nazionale di alta complessità che potrebbe fare delle strutture di interesse nazionale distribuite su tutto il territorio nazionale, finanziate in maniera diretta a livello centrale, e in questo modo potremmo naturalmente dare una sanità migliore per tutti, e quindi anche incentivare lo scambio tra i nodi della rete, lo scambio di competenze per omologare l'offerta sanitaria. Per quanto riguarda un altro aspetto che interessa particolarmente poi il nostro ospedale, come gli ospedali naturalmente di formazione e quindi gli ospedali universitari, certo, una riorganizzazione del percorso formativo è importante, una riorganizzazione delle scuole di specializzazione sarebbe anche auspicabile nell'ottica di una maggiore attenzione verso quelle che sono le problematiche del territorio, e soprattutto per cercare di risolvere il problema della mancanza di risorse professionale, specialmente in alcuni ambiti assistenziali. Però questo comporta anche qua degli interrogativi, e lascia degli interrogativi aperti, perché una diversificazione regionale potrebbe portare ad un aumento del divario tra le regioni, con una migrazione dei professionisti che dal sud vanno verso il nord, e quindi naturalmente perché avremo più possibilità di dare delle borse di specializzazione, di dare dei contratti di specializzazione e lavoro, quindi il passaggio sarebbe inevitabile, cioè la fuga dal sud sarebbe inevitabile. Ma l'altra cosa è, se noi creiamo dei percorsi di formazione differenti, regionali, cioè dire, proprio in un momento in cui noi andiamo verso cercare di creare un percorso unico a livello europeo, perché un cardiochirurgo che si forma in Italia deve essere uguale al cardiochirurgo che si forma a Berlino o a Parigi, questo potrebbe generare delle conseguenze assistenziali all'interno naturalmente del nostro paese. Probabilmente pensiamo di sì. E fare questa riforma dove noi in qualche modo abbiamo la possibilità di dare più borse di specialità, più contratti, di aumentare
lo stipendio di alcune professioni porterebbe sicuramente questo passaggio enorme dal sud verso il nord, e questo è un problema sociale, perché alla fine porterebbe sicuramente a uno squilibrio sociale tra le differenti aree del paese, diminuendo in qualche modo quella che è l'economia delle regioni meno importanti. Vedete, tanto per questo è l'ultimo rapporto ANVUR sugli iscritti all'università, non è la stessa cosa delle specialità, ma ci potrebbe essere un collegamento. Il numero degli iscritti all'università negli anni, dagli anni 2011 al 2021, è aumentato di quasi 2 milioni, ma nel mezzogiorno sono diminuite da 100 milioni, quindi vuol dire che c'è stato un impoverimento sostanzialmente. E un recente rapporto della Svimez ci dice che il calo demografico che c'è al sud, unito con la fuga naturalmente dei professionisti, dei giovani verso il nord, comporterà uno squilibrio enorme, con un meno 27% di iscritti al sud. Vedete, in una regione come l'Emilia Romagna il 50% degli iscritti è fuori regione, mentre in Calabria soltanto il 5.4% degli iscritti all'università è fuori regione, e questo è un problema sicuramente sociale. Per cui io penso che, sono d'accordo che questo disegno di legge comporta un grossissimo problema dal punto di vista di disgregazione del sistema sanitario nazionale, porterebbe a una cristallizzazione dei sistemi sanitari regionali, ma soprattutto potrebbe creare degli squilibri sociali a cui noi in questo momento non stiamo pensando. Questo è il mio punto di vista. Grazie. Adesso quando Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale a Torino, prego. Il professor Balduzzi ha parlato di distanze che un po' si stanno riducendo tra le regioni, ma in realtà ora non proprio tutti gli indicatori lo dicono. Basta vedere anche la stessa mobilità sanitaria: dopo il Covid ha ricominciato a viaggiare molto in certi settori, è andata anche più in alto rispetto al 2019. Quindi diciamo, stiamo affrontando questa ipotesi di riforma, ma veniamo da un titolo quinto che non è che abbia funzionato benissimo a ridurre queste distanze. Quindi come si fa? Quindi diciamo, qualcosa andrebbe comunque rivisto, no? Al di là della riforma sbagliata, cioè prima bisognerebbe intervenire per ridurre le diseguaglianze. Grazie per avermi invitato a partecipare a questo pomeriggio di approfondimento su questo tema. Per me è molto importante che lo si faccia qui in Emilia Romagna. Io diciamo, condivido con Gianfranco Viesti il giudizio severo nei confronti della scelta che il presidente di questa regione ha fatto nell'unirsi al Veneto e alla Lombardia. Diciamo, fino a prima che questo avvenisse era una questione di parte, politicamente molto marcata. Purtroppo la scelta di questa regione, che ha una storia peraltro totalmente diversa da questo egoismo regionale a cui stiamo assistendo, ha trasformato questa questione in una questione nazionale e l'ha portata, ha contribuito in maniera decisiva a portarla al punto in cui noi siamo oggi. Dunque davvero grazie per aver aperto qui questa discussione sul tema che probabilmente è quello centrale, più importante, con riferimento all'autonomia di differenziata. Indubbiamente le cose non vanno bene, insomma i dati degli ultimi monitoraggi LEA ci dicono che metà regioni non raggiungono quello che era il livello minimo. I LEA nascono come un pavimento al di sotto del quale non andare, sono diventati un tetto, un soffitto al quale aspirare e a cui non si riesce a giungere. Aver ridotto l'idea dei diritti costituzionali alla loro essenzialità ha impoverito questi diritti e oggi li minaccia in almeno metà dei servizi sanitari regionali del paese. Il titolo quinto è stato ricordato dal professor Balduzzi, una riforma complessa con tanti elementi, con delle questioni politiche. Guardate, io lo voglio dire sottovoce, perché lo dico alla presenza di chi
diciamo, da elettore è l'ultimo leader politico che mi ha dato da sperare in un futuro migliore, lo dico all'onorevole Prodi che è qui, ma alla classe politica che diciamo, è rappresentata in questa iniziativa. Però effettivamente, diciamo, ha scontato, come dire, una sudditanza forse psicologica nei confronti di una visione, di un'ideologia, io direi, regionalista, che ha prodotto anche delle cose negative con cui oggi noi dobbiamo fare i conti. Il problema è che per correggere quelle storture di allora dovremmo oggi andare nella direzione di dare meno potere alle regioni e invece ne abbiamo più di quanti non fossero allora. Allora è giusto ricordare Leopoldo Elia, perché Leopoldo Elia aveva, che è stato un grandissimo costituzionalista, presidente della Corte Costituzionale, ministro, parlamentare, studioso di altissimo profilo, e lì aveva detto attenzione, proprio il 116,3, cioè il regionalismo differenziato, è potenzialmente una norma che scardina la Costituzione. Perché? Perché se tutte le regioni a statuto ordinario chiedono tutte le 23 le competenze in tutte e 23 le materie in cui le possono chiedere, il risultato qual è? Che con una legge ordinaria si cambia il titolo quinto della Costituzione, cioè si fa una modifica costituzionale senza le garanzie del 138. Quindi è davvero difficile correggere oggi il progetto di regionalismo differenziato e ricondurlo a una lettura costituzionalmente orientata, se non forse dicendo che quell'elenco di materie non è un elenco al quale le regioni possono attingere in maniera libera per soddisfare i capricci di potere delle classi politiche regionali, ma è una ricognizione generale, complessiva, a cui le singole regioni, motivando le ragioni per cui richiedono queste competenze ulteriori di fronte a problemi peculiari che hanno solo loro, potrebbero prendere una o due cose per far fronte a queste esigenze particolari. Allora, forse letto così potrebbe non essere totalmente incostituzionale, ma naturalmente il disegno di legge del ministro Calderoli va in tutt'altra direzione. Effettivamente quello che si è prodotto, lo diceva Giovanni Bissoni in quel bellissimo video che abbiamo ascoltato all'inizio, è un regionalismo per abbandono, che oltretutto, diciamo, non è mai stato attuato fino in fondo nei suoi profili finanziari, secondo quanto era l'impianto di partenza dello stesso titolo quinto. Provo a riassumerlo brevissimamente. Titolo quinto dice che lo Stato fissa i livelli essenziali delle prestazioni inerenti a tutti i diritti civili e sociali. Le regioni poi erogano queste prestazioni. Nel far questo, lo Stato stabilisce il costo standard di ogni prestazione e assicura a ogni regione le risorse necessarie a far fronte a quel costo standard. La somma di tutti questi standard fa il fabbisogno che ogni regione dovrebbe avere ogni anno per garantire a tutti uniformemente le stesse prestazioni. Ora, quello che è accaduto è che in realtà i costi standard non sono mai stati definiti, benché la legge 42 del 2009 lo preveda, il decreto legislativo 68 del 2011 lo preveda, ma ciò che si è sempre fatto è continuare a finanziare le regioni secondo la spesa storica. La spesa storica cristallizza le diseguaglianze e il sud è sempre più penalizzato rispetto al nord. Ora, diciamo, definire i livelli essenziali delle prestazioni in realtà è molto più complicato di quanto questo schemino che vi ho succintamente riassunto lasci intendere. Il governatore della Banca d'Italia, l'ex governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha detto che il comitato cassese, il comitato LEP, ha fatto un lavoro in molti casi tautologico, cioè ha individuato dei LEP che non sono dei veri LEP, ma sono delle descrizioni oppure delle indicazioni di quale sarebbe la platea dei destinatari un determinato servizio, perché è difficile farlo realmente in tutti i diritti costituzionali. Ciò che sappiamo per certo è che nella salute è stato fatto. Sono i LEA, ma i LEA non sono finanziati sulla base dei costi standard. Il Fondo Sanitario Nazionale è definito ogni anno dalla Conferenza Stato-Regioni secondo la quota pro capite della popolazione, leggermente corretta sull'età. Negli ultimissimi due anni è stato introdotto un piccolo criterio che tiene conto della deprivazione economica, ma di fatto le regioni che hanno la popolazione più giovane e più disagiata, cioè quelle del sud, sono penalizzate rispetto al nord.
Questo è il quadro che noi abbiamo e questo è dell'elemento veramente clamoroso del regionalismo differenziato, è ciò che sostanzialmente il disegno di legge Calderoli prevede anche per il finanziamento delle materie che verranno assegnate alle regioni con il regionalismo differenziato, cioè i costi standard non saranno presi in considerazione né nel campo dell'istruzione, dei trasporti, della salute, qualunque altro campo. Perché? Perché le regioni che si differenzieranno saranno finanziate sulla base di un accordo stabilito, di una decisione assunta nella sede della commissione paritetica Stato-Regioni, cioè parliamo del Veneto, una commissione nominata per metà da Calderoli e per metà da Zaia. Quella commissione stabilirà quanti soldi andranno al Veneto e lo stesso accadrà nelle altre regioni. Dunque i costi standard non avranno alcun rilievo. Se le avessero, calcola lo Svimez, dovremmo prendere 80-100 miliardi e darli tutti al sud. Tutti al sud soltanto per riequilibrare gli attuali squilibri che ci sono. Naturalmente un'operazione politica complessissima e direi impossibile nel quadro odierno. Dunque che cosa si fa? Si cristallizza l'esistente aggravando ulteriormente la situazione. Ora, cosa c'è dietro sullo sfondo di tutto questo? C'è il fatto che queste commissioni paritetiche dovranno finanziare, diciamo stabilire l'ammontare del finanziamento sulla base di che cosa? Il criterio, diciamo, il criterio principale che è indicato nella legge Calderoli è l'ammontare del gettito tributario raccolto sul territorio regionale, vale a dire il residuo fiscale, cioè le regioni puntano, le regioni ricche, le regioni del nord puntano a trattenere il più possibile le imposte sul territorio sul modello delle regioni a statuto speciale, che peraltro l'articolo 116 esclude esplicitamente possa essere ripetuto e invece viene ripetuto, e su questo il disegno di legge Calderoli è sicuramente incostituzionale e anche su altri aspetti, ma su questo in maniera veramente evidente. E di fatto ciò che si punta a fare, l'ha detto il ministro stesso, accusate le regioni del sud di essere egoiste perché vogliono farsi pagare i servizi con le risorse del nord, cioè con le tasse del nord, ma l'hanno detto esplicitamente gli ultimi due presidenti della Lombardia, il presidente del Veneto non l'ha detto esplicitamente il presidente dell'Emilia Romagna, ma ha firmato documenti che vanno in questa direzione, e cioè appunto dire i soldi raccolti dalle tasse della regione Veneto, Lombardia e Emilia Romagna devono almeno in una certa misura rimanere sul territorio. Il punto è che le regioni non pagano le tasse e non ricevono spesa pubblica, cioè non hanno giuridicamente residuo fiscale, è una menzogna. Sono i cittadini che pagano le imposte e che ricevono spesa pubblica, e le pagano le imposte o ricevono la spesa pubblica sulla base della loro condizione personale, di quanti anni hanno, la loro età, il loro stato di salute, la loro condizione familiare, la loro situazione socio-economica, e non sulla base del territorio in cui risiedono. Io pago le stesse imposte che paga un mio collega che insegna all'Università di Messina, ed è giusto che sia così perché la Costituzione lo impone, articolo 2, solidarietà economica, dovere di solidarietà economica tra tutti i cittadini nazionali, articolo 53 della Costituzione, progressività fiscale e capacità contributiva fra tutti i cittadini nazionali, altrimenti che cosa si fa? Se noi riduciamo la solidarietà soltanto a chi vive nella stessa regione, cioè tra corregionali e non tra connazionali, spacchiamo l'Italia, spacchiamo il popolo italiano, lo spezzettiamo in tanti piccoli popoli che corrispondono ai popoli regionali, e cioè andiamo contro quel principio fondamentale della Costituzione che è l'unità della Repubblica, articolo 5, che non può essere violato dall'interpretazione dell'articolo 116 della Costituzione, dalla lettura dell'articolo 116 della Costituzione che viene fatta nel disegno di legge Calderoli. Allora, questo è il punto. Questo è il punto decisivo, e concordo con tutti coloro che hanno detto, lo diceva anche nell'intervento iniziale registrato Giovanni Bissoni, che noi stiamo assistendo a che cosa? Al fatto che nella situazione di enormi problemi che abbiamo oggi, abbiamo perso l'idea che possiamo uscirne come collettività nazionale. E dunque pensiamo che soltanto chi sta un po' meglio, pensando a se stesso, possa cavarsela, e gli altri sono una zavorra che abbandoniamo. È un'idea
triste di politica, di visione generale, è un'idea miope, un'idea di retroguardia, è un'idea che davvero abbandona quella prospettiva che l'Italia possa essere, come è stata in passato, una delle grandi nazioni presenti nel mondo, uno dei grandi protagonisti anche a livello economico nel panorama internazionale. E queste regioni, ciò che i presidenti di queste regioni offrono, propongono ai loro cittadini, che cos'è? È alla fine non tanto di mettersi in concorrenza con le grandi economie mondiali, ma di diventare concorrenti di chi oggi fa i fornitori di quelle economie mondiali. Cioè l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia si faranno concorrenza tra di loro, andranno a fare concorrenza alla Slovenia o alla Slovacchia per fornire e rifornire l'industria tedesca, ma non più per giocare un ruolo come abbiamo giocato in passato. È questo che noi vediamo per il nostro paese? Grazie. Grazie. Allora chiamo l'assessora Serena Spinelli, che è appunto guida le politiche sociali della Regione Toscana. E, ovviamente abbiamo parlato di sanità, ma sul sociale ci sono ancora più differenze, probabilmente, ci sono ancora più distanze tra le regioni, no? Basta guardare la situazione dell'RSA e altri servizi appunto sociali. Bene, cosa succederà in questo mondo con questa riforma? Ma io intanto ringrazio per l'invito, perché le politiche sociali sembrano sempre un po' la cenerentola delle risposte ai bisogni dei cittadini. Io da sanitario, da medico di pronto soccorso, penso che oggi non sia più immaginabile e pensabile un rilancio del sistema sanitario se non lo pensiamo anche in termini di integrazione vera e non solo scritta sulle nostre delibere, di integrazione sociosanitaria. Pensavo all'intervento prima. Anche quei bambini con un trapianto di cuore avranno bisogno di politiche sociali, prima e fra tutti un adeguato inserimento scolastico che consentirà loro di fare una straordinaria vita e non di pensarsi tutta la vita malati, per esempio, che è un elemento su cui chi come me ha fatto il pediatra si misurava sempre. E diciamo che i LEPS nel sistema sociale non esistono sostanzialmente. Nonostante ci sia una straordinaria legge, la 328 del 2000, che li ha definiti, e chi mi ha preceduto nell'intervento neanche definito la complessità di come si definiscono. Perché è complesso? Intanto eravamo partiti, e ogni tanto quando ci sono delle partenze si comincia anche un po' a sperare. Eravamo partiti sia nei piani sociali nazionali che hanno preceduto la pandemia, sia negli interventi, fino alla legge sulla non autosufficienza. Avevamo cominciato a ragionare dei LEPS e di come questi si dovessero finanziare, che cosa fossero i primi LEPS su cui ragionare. E sono LEPS che stanno strettamente in connessione fra sistema sociale e sistema sanitario, perché i due sistemi insieme descrivono quello che Giovanni Bissoni diceva nel suo intervento. Ma come lo disegniamo il territorio? Che cosa ci mettiamo dentro? Chi c'ha da stare? Che cosa ha da dire? Perché io sono un medico ospedaliero, so dalla parte della porta da cui si entra e probabilmente anche da quella a cui si esce. Nel territorio trovare la porta è sempre molto difficile. Tanto che uno dei primi LEPS è stato il punto unico d'accesso. C'è un luogo fisico, non solo uno sportello, ma un luogo fisico in cui ci sono le competenze che definiscono non solo l'erogazione delle prestazioni, ma fanno anche un salto di qualità e dicono che i cittadini hanno diritto ad un percorso di presa in cura che definisca la necessità del proprio bisogno sulla base delle proprie condizioni personali e anche familiari. Si era poi cominciato a dire che anche il reddito di cittadinanza era un LEPS, perché al di là se lo strumento fosse più o meno efficace, più o meno da trasformare, perché le due grandi emergenze, le due grandi criticità in questo momento sono l'invecchiamento della popolazione, la cronicità, ma anche l'impoverimento della popolazione, che significa minore salute delle cittadine e dei cittadini, maggiore povertà educativa delle bambine e dei bambini, cioè cittadini del domani, che noi vorremmo anche felici amministratori, che probabilmente sentono le nostre politiche veramente molto distanti da loro. E ad esempio hanno a livello essenziale delle prestazioni un numero di assistenti sociali sufficienti a definire la presenza dentro quei punti unici d'accesso, magari siamo a qualche amministrativo, tanti vituperati ma tanto necessari spesso per riuscire a fare dei percorsi di presa in carico adeguati, di utilizzazione delle risorse in maniera corrispondente alla complessità con cui arrivano le risorse nel sistema sociale e sanitario.
che non solo nel sociale sono poche, ma sono anche molto frammentate tra infiniti mondi di fondi fino a quelli del fondo europei. E poi si è cominciato a parlare di SEUS, che stava benissimo nelle COT, per esempio, perché se io ho un servizio emergenza urgenza sociale, ogni tanto avrò da dire che dietro a quel numero c'è anche una risposta organizzativa e di sistema che prende in carico quelle che sono anche emergenze sociali, che magari non sono tempo dipendente, ma a cui non si può rispondere dopo 7-8 giorni, perché probabilmente si crea un problema. Ma vedete, parlare di politiche sociali si può farlo in due modi, e questo paese da troppo tempo ha deciso di parlarne come le politiche del buon cuore, le politiche a cui si dà risposta quando ci si sente molto empatici e quando c'è qualche amministratore che ha quella capacità di mettersi all'altezza degli occhi di chi ha un problema. Ma io credo che dobbiamo ribaltare il sistema. Le politiche sociali, soprattutto l'integrazione sociosanitaria, il passaggio dalla presa in carico in termini di percorsi che esca dalla logica dei soli erogazione di risorse, contributi ogni tanto, che poi sono non finiti, cioè sono sempre finiti e così via, è un tema dei diritti delle persone. E se noi non facciamo questo passaggio, noi subiremo anche l'autonomia differenziata, il sistema sociale la subirà ancora di più, perché guardate, fatemela dire così, la presa in cura è soprattutto un problema delle donne, e siccome in questo paese c'è una diversità anche del modello di presa in cura tra nord e sud e tra regioni, se in fondo la condizione di non autosufficienza dei miei genitori, dei miei familiari, è un problema della mia famiglia, a proposito di solidarietà, di capacità di rispondere, ma è un problema mio, io ne risponderò quando e come ritengo di poterne rispondere. Se invece è un problema di sistema, problema di diritti, è un tema di modello di sviluppo, noi facciamo uscire anche le politiche sociali da un tema che si scarica solo sulle famiglie. E allora diventa che l'autonomia differenziata è la peggiore risposta ai bisogni che abbiamo, perché cristallizzerà modelli di sviluppo interregionali diversi, farà sì che qualcuno di noi sia di buon cuore o di meno buon cuore, le risorse non saranno mai sufficienti, le politiche sociali non si guarderanno mai alla stessa altezza degli occhi delle politiche sanitarie e i cittadini si sentiranno sempre drammaticamente frammentati e invece ci chiedono altre cose. A me le persone con disabilità non chiedono solo risorse economiche, non tutti almeno. Molti mi chiedono possibilità di costruire la propria dimensione di vita, che è un'altra cosa. Mi chiedono progetti di vita individuali e anche il personale per poter fare in modo che lo si possa costantemente rivedere quel progetto di vita. Perché io ho due figli, ma io stessa non lo sapevo a 3 anni che volevo fare il dottore, poi a un certo punto ho pure smesso, figuriamoci quando i progetti di vita ho cambiato, perché questo non dovrebbe essere un diritto di chi nasce con una disabilità o l'acquisisce. E ci chiedono di poter essere inseriti lavorativamente, ci chiedono di poter avere accesso facile alle cure sanitarie e di non sentirsi sempre coloro che stanno chiedendo la nostra attenzione particolare, ma perché stanno esattamente esercitando il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. E quando mi si chiede dell'RSA, non c'è un parametro che mi obblighi a dire quanti posti letto devo avere in un territorio a seconda dei miei cittadini di RSA, né quanto debbano essere grandi, e quindi abbiamo dimensioni completamente diverse. Ma io ribalto di nuovo, e prima e durante l'RSA, come la voglio organizzare l'assistenza domiciliare? Solo sapendo percentualmente quante persone ho preso in carico o perché percorsi di qualità ho costruito? Perché se sto sulla percentuale dei presi in carico, può darsi che io dia un'ora di assistenza domiciliare alla settimana, che non risolve i problemi delle persone, glieli scarica addosso. Costruire un percorso significa mettere insieme politiche sociali e politiche sanitarie, ma significa avere un LEPS che tutti rispettano, che significa sapere che io ho l'obbligo di erogare quel servizio. E nel mezzo, ad esempio, ci sono altri servizi, centri diurni, co-housing, e potrei continuare. Ecco, io penso che non solo le politiche sociali subiranno ancora più l'autonomia differenziata, ma l'assumiranno nella misura in cui questo paese si dimensionerà sui diritti dei cittadini, pensando che noi ne rispondiamo non in quanto diritti, ma perché ce ne siamo ricordati. E questo è un brutto paese che vogliamo costruire, perché io penso che noi dobbiamo costruire un paese in cui la qualità della vita è l'elemento centrale su cui noi organizziamo le nostre politiche, dal nord al sud del paese. E questo vale
perché io penso che non è che siamo più fortunati o meno fortunati, purtroppo succede così, se si nasce in un luogo o nell'altro. Ci stanno dicendo questo, però consentitemi le ultime due battute. Veramente, la mia regione, insieme anche a questa peraltro, ha dato parere contrario all'intesa sul decreto attuativo della legge 33 sulla non autosufficienza. Io non ci sono stata bene a dare il parere contrario, perché in quella legge ci avevo sperato molto. Dare un parere contrario vuol dire che si sta tornando indietro rispetto a una legge di cui questo paese aveva bisogno. Ma se le mettiamo insieme, definanziamento del sistema sanitario, decreto attuativo che separa sociale e sanità, e anche qui c'è la nuova moda che si fanno i decreti e le leggi a invarianza di risorse. Io, se mi spiegate come si fa a fare una riforma a invarianza di risorse, io vengo a scuola, perché davvero mi pare impossibile. Però ci vengo, perché nella vita mai sentirsi arrivati e imparati. E ci potrei aggiungere molto altro. Ecco, allora io non vedo solo disattenzione o incomprensione, ci vedo esattamente quello che negli interventi di Nerina, di Giovanni all'inizio, in realtà c'è un disegno diverso di paese, un disegno in cui a quelle logiche neoliberiste semplicemente non ci si sta solo sotto culturalmente, ma le si fanno proprie, e chi si salva da sé sarà salvo, chi non si salva ogni tanto gli erogheremo un po' di risorse. Ma consentitemi un'ultima preoccupazione. Ci sono un sacco di elementi per le quali le persone vedono giustamente le problematiche. Le liste d'attesa sono quelle sanitarie, ma sono anche quelle dell'RSA, sono quelle di tanti altri servizi, sono le liste d'attesa per costruire progetti di vita per le bambine e per i bambini, e poi saranno degli adulti e così via, e potrei continuare. Sono problemi veri, non è che non ci sono. Ma io penso che ci stanno facendo tanto concentrare su questo che alla fine ci ritroveremo senza sistema socio-sanitario nazionale, perché ci inganneranno che c'è qualcos'altro con cui si può gestire meglio, e dopo aver avuto la lista d'attesa chissà se tutti i bambini e bambine d'Italia potranno accedere a un trapianto di cuore, che è l'elemento per il quale ho sempre voluto lavorare nel sistema sanitario nazionale pubblico. Poi i medici di pronto soccorso fondamentalmente la libera professione fanno poco, insomma, lo sapete anche bene. C'è anche una diversità da questo punto di vista, ma io penso che stiamo perdendo uno dei beni più preziosi, e la cosa che mi preoccupa di più è la impossibilità, la voglio dire così, delle persone di reagire. C'è una tale assuefazione al fatto che le cose non cambieranno e che mi dovrò arrangiare da solo in qualche modo, che noi rischiamo davvero di dirselo fra addetti ai lavori, e quindi spero che ognuno di noi nei diversi ruoli sia sentinella all'esterno per dire ai nostri cittadini che questa è una battaglia di civiltà. Grazie. Grazie. E ora chiudiamo gli interventi con Graziano Urbinati, che è il presidente di Federconsumatori Rimini e ha la delega regionale alla sanità per l'associazione. E parlavamo appunto di liste d'attesa di cittadini, adesso c'è chi porta la voce dei cittadini e ci potrebbe spiegare appunto cosa succederà, avremo davvero dei cittadini con meno diritti di altri a seconda di dove vivono, rispetto alla sanità e al sociale? Ma intanto ringrazio le associazioni, l'Associazione Giovanni Bissoni, l'Associazione Salute Diritto Fondamentale, per questo invito importante, anche per gli interventi che fino a qua ho potuto ascoltare. Ma io credo che, dico così, il rapporto fra consumatore, utenza e sanità in questo periodo sia un pessimo rapporto, purtroppo. Lo dico al di là del grande lavoro, nonostante il grande lavoro che gli operatori sanitari, straordinario lavoro che gli operatori sanitari stanno facendo. È un pessimo rapporto perché veniamo da 2 anni di pandemia, con la conseguenza di altri 2 anni di pandemia inflattiva. Noi in questo paese stiamo generando diseguaglianze sociali abissali, per cui una parte di popolazione, quella è la nostra percezione anche rispetto all'utenza che quotidianamente riceviamo, una parte di popolazione decide se mangiare e magari mangiare male o curarsi.
perché non ha le condizioni per poterlo fare. Faccio un esempio: un pensionato che è al minimo, ma anche un pensionato che ha una pensione 1000 euro al mese, immaginate cosa naturalmente possa decidere rispetto alla propria condizione. Non ha potere decisionale, perché non ha capacità e risorse per poterlo fare. Guardate, il progetto di DDL sull'autonomia differenziata arriva con una crisi del sistema sanitario nazionale, cioè ci piomba in mezzo sostanzialmente. Noi a febbraio del 2024 come associazione abbiamo presentato in collaborazione con l'ISCOM e la CGL nazionale un monitoraggio sulle liste d'attesa. Io convengo che le liste d'attesa non saranno il problema che fanno da detonatore rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, ma le liste d'attesa sono, diciamo così, un sintomo di come sta il Servizio Sanitario Nazionale. L'indagine ha avuto due centralità, due presupposti: le persone e i loro bisogni di salute e la natura costituzionale del diritto alla salute. Purtroppo ne scaturisce un rapporto che è un atto di denuncia della situazione. I dati emersi tracciano una sanità italiana in grande, grave difficoltà, da nord a sud, come si direbbe, se Atene piange, Sparta non ride. Difficoltà che si riscontrano su due fronti, noi abbiamo potuto verificare. Nella stessa modalità di rilevamento dei dati, che ci consegnano delle liste d'attesa in alcune regioni, in alcune aziende sanitarie, dai 360 ai 600 giorni per visite specialistiche, dalla Sicilia alla Campania, al Friuli Venezia Giulia, al Piemonte sostanzialmente. E l'altro elemento sono i tempi di erogazione delle prestazioni. Purtroppo, dicevo, il rilevamento tiene conto di queste difformità dei sistemi, ma diciamo siamo costretti a dire che i cittadini e le cittadine per accedere a visite ed esami sono sottoposti a tempi spesso incompatibili con i bisogni di salute e descrivono la sanità pubblica in difficoltà a tenere al centro la persona, i bisogni e la natura costituzionale dei diritti alla salute, così come la Costituzione ci recita. Le liste d'attesa purtroppo con questi tempi alimentano diseguaglianze, le aggiungono a quelle che già prima provavo a descrivere, ritardi e si traducono in danni e si sommano già alle note profonde diseguaglianze territoriali che noi abbiamo, che si acuiranno maggiormente con l'autonomia differenziata se questo progetto naturalmente andrà avanti. Noi abbiamo dei principi fondamentali che hanno definito il sistema sanitario nazionale. Il codice del consumo, la legge, il decreto legislativo 265 del 2005 recita così: sono riconosciuti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ai quali sono riconosciuti come fondamentali i seguenti diritti: diritto alla tutela della salute, diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi a partire da quelli alimentari, che tanto ci dicono sulla salute, un'adeguata informazione e corretta pubblicità, educazione al consumo, erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. Ecco, io credo che non siamo in questo schema oggi, non siamo assolutamente consoni alle aspettative che quello che dice diciamo così, la Costituzione, il Servizio Sanitario Nazionale, la Costituzione, ma in questo caso anche la tutela dei consumatori, possa essere garantito. Io credo che naturalmente non dobbiamo dimenticare che la Costituzione, da quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale, si sono fatti passi da gigante. Facciamo qualche esempio empirico. E chi lavorava negli anni Ottanta, quindi parlo anche per esperienza professionale, si trovava spesso a lavorare in maniera, diciamo così, un po', chiamiamola garibaldina, senza mezzi di protezione. Non c'erano, diciamo, si era a contatto con decine di sostanze chimiche senza alcuna informazione, diciamo era la normalità. Oggi non è più così, naturalmente in molti casi i dispositivi di protezione, grazie anche a quello che in sanità si è portato avanti con la ricerca, ci tutelano e tutelano maggiormente. Molti problemi sono stati esternalizzati, ci tengo a ricordarlo, prima diciamo così dall'azienda madre, poi adesso dal paese, tant'è che il grosso del manifatturiero non si fa più in Italia, si fa nel sud-est asiatico, ma così come in altre parti del globo sostanzialmente.
però io lo voglio ricordare, nel nostro paese ci si continua ad ammalare di lavoro e a morire di lavoro. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, nonostante quello che poc'anzi provavo a dire. Il sistema sanitario non vive in una bolla. I cambiamenti di questi decenni hanno inciso fortemente. Globalizzazione, processo demografico, che veniva ricordato, quindi invecchiamento della popolazione, migrazione, urbanizzazione, cambiamenti climatici per ultimo. Redistribuzione della ricchezza, utilizzo di tecnologie e un marketing anche in campo sanitario sempre più pervasivo. Evidente che di fronte a queste nuove, vecchie, nuove sfide e complessità, come si dice, se vuoi tenere il passo devi avere risorse a disposizione, altrimenti il passo non c'è. È inevitabile il declino e la fine del diritto universale alle cure. Allora, proviamo a immaginare, io ho fatto questo esercizio, cosa ci è stato consegnato in questi decenni per far sì che questa cosa non accadesse? Adesso, naturalmente, al netto del ragionamento. Modifica costituzionale del titolo quinto, legislazione concorrente delle regioni. Revisione della spesa pubblica, cosiddetti tagli lineari. Quindi serviva tagliare perché c'erano sprechi, inefficienze, cose che potrebbero, probabilmente, e che ci sono. Tant'è che oggi, ho letto stamani un articolo del Sole 24 Ore, si ritorna sulla questione delle prestazioni sanitarie anche quando non ce n'è bisogno, quindi esami inutili, terapie inappropriate, indotti da disinformazione, mala comunicazione, la cultura anche del cittadino del tutto subito, quindi prestazioni e farmaci sanitari che diciamo, indotti e che naturalmente molti cittadini spesso ne abusano, questo è evidente, non è un problema che non c'è. Però lo voglio dire qui, non vorrei che diventasse questa cosa la foglia di fico, per dire che ci sono risorse, perché leggo che si possono risparmiare 10 miliardi da questa operazione, cosa che secondo me appunto, diciamo così, viene usata come grimaldello per dire che tutto sostanzialmente va bene e funziona. Ecco, io dicevo, a questo ci possiamo aggiungere che negli anni, lo dico anche per un mio passato, sostanzialmente sindacale, ci aggiungo i contratti collettivi di lavoro con le sanità integrative e assicurative. Io credo, lo dico, dobbiamo dircelo, in parte sono stato un vero cavallo di Troia del sistema sanitario nazionale. Perché pensate, intanto, naturalmente ne può beneficiare qualcuno. Che ne so, il cosiddetto lavoro precario, che oramai è diventata la generalità delle nuove assunzioni, non beneficia dei sistemi integrativi o assicurativi. I pensionati non hanno un contratto di lavoro, quindi non hanno nessuna integrazione, né nessuna sanità che qualcuno gli riconosce. Quindi di fatto noi siamo già in una sanità diseguale, cioè l'universalità è già stata messa in discussione, fortemente in discussione. Perché c'è chi può e c'è chi non può, c'è chi può fare più veloce e chi può fare meno veloce ad avere una prestazione o un esame in ragione di questo. Io credo che siamo, diciamo così, in una sorta di americanizzazione del sistema, chiamiamolo privatizzazione. Cioè le due cose non sono in contraddizione. Provo a dire quali. Da un lato veniamo da decenni di mantra che da soli è meglio. Qualcuno diceva la società non esiste, esiste l'individuo. Da decenni. Naturalmente lo dico per la parte politica in cui mi riconosco. Mi spiace che su questa filosofia forse non si è fatta la giusta opposizione o non si è contrastato efficacemente fino in fondo questa impostazione. Voi sapete che, come da sempre, la salute non dipende esclusivamente dai servizi sanitari, ma anche da altri fattori, comportamenti di vita, stili di vita, socio-economici, ambientali, genetici, dicevo prima, lavorativi. La situazione socio-economica è pessima e quindi naturalmente si abbassa la tutela della salute da questo punto di vista. La percentuale del finanziamento sul servizio sanitario nazionale viene abbassata e non trova nuova tassazione
sugli extra profitti delle banche o delle aziende e non si decide di tassare maggiormente le grandi rendite e le transazioni finanziarie. Tralascio la questione armi. Si è deciso invece, provo a dirvelo, non so se magari ne siete tutti quanti a conoscenza, di riconfigurare il gioco online con tanto di app che simula l'abrasione del Grattavinci. Quindi qualsiasi ragazzino, qualunque di noi, futuro può fare il Grattavinci attraverso uno smartphone sostanzialmente. Naturalmente questo allargherà il giro delle scommesse, creerà problemi alla salute pubblica, soprattutto legato alle dipendenze, già in tenera età. Federconsumatori ha pubblicato quest'anno il libro nero dell'azzardo. Vi do qualche cifra. Nel 2022 gli italiani hanno speso la bella cifra di 136 miliardi, con un aumento del 22,3% sull'anno precedente. Il territorio da dove provengo, la provincia di Rimini, spendono i cittadini in gioco d'azzardo annualmente una cifra attorno ai 400 milioni di euro. Sono dati di Federconsumatori, sono dati diciamo, dell'agenzia che cura il fenomeno sostanzialmente. Allora è evidente che serve una svolta radicale nei modelli economici di consumo sostanzialmente. Il servizio sanitario pubblico può essere un formidabile volano di ricerca, di crescita e di calmiere equità sociale, anzi lo è, e noi per questo dobbiamo provare a difenderlo e a difenderlo fino in fondo. Quindi garantire investimenti nel servizio sanitario, in personale, nella rete ospedaliera, attuare e completare la riforma e sviluppo dell'assistenza territoriale, potenziare i servizi di salute mentale, i consultori e anche garantire l'applicazione della 194, dico io. E occorre fermare, secondo me, i processi di esternalizzazione e privatizzazione da subito. Allora, e vado a concludere, cosa serve l'autonomia differenziata a tutto questo? Serve a ridurre le disparità già presenti? O invece colpirà ancora una volta i cittadini e le cittadine, soprattutto quelli più deboli del nostro paese? Rimedierà i disastri del sud? O i problemi che avanzano al nord? O essa, come io penso, sottintende alla privatizzazione e al profitto del sistema sanitario? Escluderà i più deboli e i bisognosi dall'esigibilità dell'universalità per condizione sociale, territoriale, e quindi l'autonomia differenziata ne sancisce, qui mi pare sia stato spiegato bene, il precipitare di tanti piccoli sistemi sanitari regionali. Si andrà naturalmente a costituire un attacco anche ai diritti dei lavoratori, in questo caso, ma non solo, attraverso l'affiancamento ai contratti nazionali di quelli regionali. Mi vengono in mente le gabbie salariali. È una storia che abbiamo già visto con la riforma cosiddetta della devolution. Chi magari ha avuto modo di affrontarla, ecco, ci ritorniamo. Sostanzialmente si ritorna un po' su queste cose. Allora, qual è il ruolo che noi abbiamo come associazione? E io dico bene momenti come questo. Io credo che abbiamo bisogno di recuperare il senso civico dei cittadini, cioè la partecipazione, perché è vero, si dice, il popolo è apatico, non reagisce, non reagisce, a parte che mai più della metà delle persone non va più alle urne, quindi anche questo ce lo dovremmo chiedere, ma non reagisce forse perché non c'è un'offerta politica all'altezza di reagire. Allora, serve recuperare il senso civico e noi, che sono i cittadini portatori di diritti e soprattutto anche di doveri. Quindi promuovere la cultura della responsabilità condivisa, ad esempio far capire ai cittadini cosa c'è dietro una prestazione, a ogni prestazione sanitaria, sarebbe importante. Educare in questo modo. Noi come associazione ci proviamo nel nostro piccolo, non abbiamo grandi numeri, però anche in collaborazione con le AS territoriali nelle quali, nelle province in cui siamo, facciamo operazioni di questo tipo, andiamo nei centri anziani, ci parliamo. Quindi io credo che, appunto per concludere, che l'autonomia differenziata, così come era stata disposta con i preaccordi dalla Regione Veneto, Lombardia, e qui veniva ricordato anche dall'accordo della Regione Emilia-Romagna, apro una parentesi, visto che l'avevo affrontata
marginalmente, ma affrontata questa questione, con una differenza. Lombardia e Veneto fecero un referendum, poi ci andò a votare circa la metà delle persone, però fecero un referendum e probabilmente stravinse il referendum. In Veneto quasi tutte le forze politiche, adesso vado a memoria, diciamo così, dettero indicazioni di votare per l'autonomia differenziata, anche quelli che, diciamo così, che mi dovrebbero rappresentare in teoria in quella regione sostanzialmente. In Emilia Romagna non si fece questa operazione, si fece, diciamo così, si votò in consiglio regionale con un, chiamiamolo preaccordo, avendo sentito le parti sociali, ecco, la dico così, avendo convocato le parti sociali, avendo spiegato un po' quali erano, diciamo, le differenze fra i tre dispositivi. Però in realtà il DDL Calderoli prende spunto da quei preaccordi sottoscritti per definire la sua filosofia di autonomia differenziata. Ecco, io allora credo che in una sanità già disuguale la priorità per il Paese non sia assolutamente l'autonomia differenziata. Grazie. Grazie. E adesso il professor Romano Prodi farà alcune riflessioni sui temi di questa giornata. Io me la cavo con un telegramma, perché sono venuto qui invitato a imparare, ho fatto tanti appunti e non voglio assolutamente ripetere quello che è stato saggiamente detto. Mi sono posto il problema mentre parlavate, ma come mai esce questa autonomia differenziata in questo modo con una coalizione in cui il leader dice una patria, una nazione? Questo è il problema che mi ponevo oggi mentre ascoltavo, no? E poi interviene sulla differenziazione sanitaria, sui 30 all'ora, e poi porta il generale Vannacci in candidatura, no? Queste sono tutte cose interessanti, queste, perché sono tutte insieme. Perché insieme, in modo traslucido, no? In modo un po' opaco e un po' lucido, questo si lega al discorso della superiorità del singolo sulla collettività, dell'interesse privato sull'interesse pubblico, che è ancora profondamente radicato nel popolo italiano. Questo è quindi anche, io credo, l'inizio di adesione della Regione Emiliana aderiva a questa tentazione, perché poi la tentazione che prende tutti i politici, non solo quelli di destra, ma perché c'è proprio una siamo anche sfortunati, perché siamo alla vigilia, secondo me, dello scoppio del sistema sanitario americano, che guardate, ma che nessuno abbia riflettuto, è il 15,3% del PIL degli Stati Uniti, che è immenso. Noi siamo al 6,8, 6,9, l'OCSE è l'8 è qualcosa, la media. E quindi uno dice, ma con risultati impressionanti, cioè la vita media è 76, noi 82. Quando ci sono 6 anni di differenza nella vita media, solo quando crollò l'Unione Sovietica c'erano differenze così grandi fra grandi paesi, no? Questo viene assolutamente ignorato, no? Per cui tutti i bei discorsi di oggi, cioè, ma perché cadono in un sentiero che invece ha, nonostante tutti i dati, ha un pensiero diverso? E qui proprio e da noi continua a calare in percentuale, perché è giustissimo quello che sentivo dire prima, cresce un pochino numericamente, ma quando c'è un'inflazione del 7% e cresce del 2%, cala, no? Ed è parecchio tempo che cala, perché era il 7,5% pochi anni fa,
adesso è il 6,9, quindi era già molto poco, intendiamoci, non è che il passato fosse glorioso. E questo, l'altra cosa che a cui pensavo è come non sia coscienza diffusa quello che è emerso in tutte le relazioni, migrazione dei pazienti, migrazione dei medici, perché è ovvio, no? La differenziazione in regioni che sono per definizione differenziata porta come conseguenza questa migrazione. Che è una migrazione che è parallela a quella che viene propagandata dai medici e dagli infermieri dal settore pubblico al settore privato. Cioè sono due cose che stanno andando avanti assieme, per quello che la battaglia è difficile, perché c'è una... per quello che dicevo prima, faccio il confronto con gli Stati Uniti, perché solo della politica, solo l'esperienza concreta, il dato drammatico vi fa cambiare questi pareri che sono così consolidati da oltre una generazione. Non è solo gli anni 90, ma fu negli anni 80 che la Thatcher e Reagan dicevano queste cose. Dopodiché è diventata in tutti i campi una dottrina comune, no? Impressionante anche i dati che abbiamo sentito. Quello che più mi ha fatto impressione è quello della quasi doppia mortalità infantile, 1,77 al nord e 3,7 al sud. E questo è un dato che fa impressione, perché vuol dire è una mancanza di prevenzione, di assistenza e di cura, cioè tocca tutti e tre i capitoli che noi abbiamo, ecco. E allora, ed è l'altro aspetto che è emerso, come non riusciamo a far capire che questo qui farà una doppia conseguenza, che non si sarà in grado di provvedere dalle regioni di provenienza, perché rimarranno gli anzianissimi, i residui, eccetera, e nemmeno... No, ma è la mia voce che è brutta, non è il microfono. Sono nato così. Sei nato molto meglio. La differenziazione, no? Il peggioramento non può che essere identico. Le partenze si rivolgono sui vecchi a curarsi, no? Quelli che non si possono muovere, ma è già venuto così, perché nella esperienza quotidiana, sai, c'è la mia nonna, però poveretto venire fino a Bologna, no? Questa è la verità delle cose che si sanno oggi, quindi però diventa difficilissimo farlo capire. Questo è un altro dato, anche perché tutto sommato, vedete, e qui il problema delicato adesso, ci sono alcune strutture private di eccellenza che vengono propagandate come uniche nel paese. È un aspetto abbastanza interessante, no? Sono come nella... insiste nella mente dei cittadini italiani come l'America, no? Senza il discorso dell'America che ho fatto prima, ma come l'America in astratto. E questo sta veramente cambiando le cose. Nel frattempo si cambia la spesa, cioè l'investimento maggiore in questi giorni. Quelli che hanno cliniche comprano giornali, comprano, cioè attenzione, è un movimento in corsa velocissima, a gente di stampa, giornali, tutto questo, e siamo arrivati a oltre, credo, il 26-27% della spesa sanitaria. Allora, attenzione, che quando
non c'è più niente da fare. Allora si spostano gli interessi effettivi, no? Quelle, e allora il problema è, secondo me, che bisogna evidentemente provvedere a un discorso di largo respiro su questo, cioè quali debbano essere i rapporti fra pubblico e privato, come la frase che è stata riportata più volte dal Ligo è straordinaria, no? La sanità dei poveri, sanità povera. Cioè, attenzione, che noi stiamo pericolosamente spostando il confine in questa direzione. Tutto oggi toccheremo alla fine questo. Allora, il sistema pubblico sta diventando un sistema di residuo o per le cose assolutamente costosissime, vero professore, costosissime che il sistema privato non tocca neanche. E questo quindi, tra l'altro, avverrà sempre di più in quelle che mi dicono le nuove terapie particolari, personalizzate, adesso i nuovi medici, io non li so dire perché non modestamente sono ignorante in medicina e mi vanto sotto questo aspetto, no? Perché non pensarci è la cosa che ti rende sano, eh? Questo è un fatto che va contro di voi, ma è così. Per cui io non so niente, sono rimasto all'esperina e non voglio sapere niente, però gli aspetti economici li conosco. Ecco, allora dico allora, spiegare ai cittadini che cosa c'è dietro a questo spostamento, come va a finire. Questo è uno dei problemi più importanti che noi dobbiamo urgentemente portare avanti, con una pubblicistica contraria. Perché, ripeto, guardate, non faccio nomi, ma gli interessi anche delle ex grandi imprese industriali verso la sanità sono straordinari e fortissimi. Potrei elencare tutte le imprese leader italiane che stanno tutte investendo in sanità. E dopodiché il gioco è assolutamente fatto. Quindi un altro problema che noi dobbiamo chiarire è dove andiamo a finire. Come deve essere una equa distribuzione fra pubblico e privato, che ci deve essere una collaborazione, ma con delle regole. Come operano le strutture assicurative negli altri paesi europei in cui si conserva il sistema sanitario? Quale ruolo devono avere e hanno e invece debbono avere sostitutivo? Di che cosa? Quali condizionamenti mettono a intervenire con l'assicurazione? Perché c'è davvero una spinta nel lasciare, scusate, il residuo, ma diciamo il residuo al sistema pubblico, e ovviamente perché deve tenere determinati livelli finanziari e di bilancio. Ecco, queste sono le cose che mi venivano in mente mentre ascoltavo queste interessantissime relazioni, che sono poi tutti arrivati a questi punti, partendo dall'aspetto economico, da quello giuridico, da quello di organizzazione, anche di educazione dei nuovi medici e sanitari. Tutto converge verso il ridimensionamento del pubblico. Ovviamente poi è chiaro che cosa succede quando si arriva a una determinata situazione in cui gli equilibri diventano alla fine si mantengono, cioè la maggioranza va nel privato, tutto quello che dà profitto va nel privato, invece nel pubblico, dopo si lasciano stare le cose, perché nessuno poi affronta il problema in cui arriva il passivo e invece anni si arriva, eh? Fate un po' di conti,
si arriva presto a uno squilibrio di questo tipo, dopodiché va tutto bene, allora si paga una, invece di pagare, pagare qualche cosa di tassa perché funziona il sistema pubblico, si paga un'immensità perché funziona il sistema privato. Ecco, questo è il nuovo equilibrio che noi dobbiamo spiegare alle persone per far capire che cosa significa autonomia differenziata. Quello invece differenziato su 30 all'ora non me lo spiego e quindi non me lo spiego. Allora, grazie mille Vasco e Dani per le conclusioni. Una prima di questo intervento, semplicemente per ringraziare, Romano, sembra che ci dà un grande contributo, i relatori e le relatrici. Faccio solo due considerazioni. Brevi. La prima riguarda l'autonomia differenziata. C'è un errore gravissimo, originario, delle semplificazioni, degli errori del titolo quinto. L'errore è stato non accettare l'interpretazione del terzo comma 216 provenienza Veneto e Lombardia, che snatura l'idea originaria, perché c'è quella parola particolari che invece viene accolto attraverso quelle tre accordi tra il governo Gentiloni e le tre regioni, tra i quali non ho nessuna difficoltà, ho sempre detto fin dall'inizio che non condividevo questa scelta e la ribadisco ancora. Ma l'errore gravissimo è stato, a mio parere, accettare per l'interpretazione. E c'è una cosa singolare, professore, tu certamente lo ricorderai. Il Dipartimento Giuridico degli Affari Giuridici della Presidenza del Consiglio, nel primo governo Conte, quando il governo Conte, primo governo Conte, Conte Salvini, quando c'era la pressione per applicare, cosa scrive il DAG, che è l'ufficio appunto della Presidenza del Consiglio? Scrive una cosa ovvia, ma che paradossalmente in questo paese ovvia non è. E cioè, come da innumerevoli sentenze per la Corte Costituzionale, non si può applicare una norma o un articolo della Costituzione mettendo radicalmente in discussione altri articoli della Costituzione, in particolare quello della prima parte ovviamente della Costituzione. E stiamo parlando dell'articolo 2, dell'articolo 3, dell'articolo 5, che fondano l'esistenza stessa della Repubblica Italiana. Questo è stato un grave errore. E questo errore cosa nasconde? Nasconde il fatto che si fa finta di discutere di una cosa e in verità se ne fa una radicalmente differente. Quando io sento affermazioni tipo lo possono fare tutte le regioni e tutte le regioni possono, diciamo così, superare le loro difficoltà, al netto di quella affermazione, almeno tu sai bene
ad invarianza, come è stato detto, ad invarianza della spesa pubblica? Si dice una menzogna, o quando si dice che non si toglierà un euro alle altre regioni rispetto a quelle che hanno un'autonomia differenziata, si dice una menzogna. Anche perché tutto, la sostanza è nelle mani di una commissione paritetica e nessuno sa, perché non c'è scritto, no, guardate la gravità, non c'è scritto nemmeno un principio fondamentale nella legge Calderoli su come verrà applicato quel finanziamento alla regione ad autonomia differenziata. Sempre sull'autonomia differenziata, in verità si fa un'altra cosa. Però qui mi distingo su un punto, cerco di distinguermi su un punto. Sono d'accordissimo che la questione riguarda l'Italia. Colpisce drammaticamente le regioni del sud. Ma ciò che questo sistema produrrà nelle regioni del nord, come ci ha detto il professore per alcuni termini, per alcune questioni, dal tema della mobilità passiva e attiva al tema delle tariffe, al tema delle contrattazioni e dei personali, noi arriveremo al punto che il dumping tra le regioni del nord sarà terrificante. Quindi non è detto nemmeno che le regioni del nord ci guadagneranno, per me si troveranno in una situazione molto difficile. Poi scusatemi, ma immaginatevi la commissione paritetica, così come l'ha definita il professore prima, il governo e la regione paritetica. Un'impresa dove ormai si è disperso il concetto del ruolo istituzionale, perché dovremmo averlo capito, no? Per esempio, chi pensa che l'autonomia differenziata e il premierato siano due cose che non vanno d'accordo, no, sono esattamente quello che ha detto Romano prima, quello che ha detto Caradore all'inizio, e cioè io e il potere, io e il potere, non c'è la collettività, non c'è la comunità, non c'è una qualsiasi minima qualità del processo democratico. E dunque il premier, il presidente della regione, che dimostrando un'ignoranza totale e nonostante la mia battaglia, diciamo così, di anni, in Italia non ci sono i governatori, ce n'è un solo, il governatore della Banca d'Italia, gli altri sono presidenti, ma stiamo bassi. Ma questa è la confusione, è la confusione istituzionale. Dunque, è un problema molto serio. Spero che ci saranno ragioni che faranno ricorso alla Corte Costituzionale e dobbiamo fare prevalere. Io dico, professore, lavorandoci in queste ore, perché stiamo facendo questo convegno mentre si è aperta la discussione, peraltro facendo una forzatura a, diciamo, regolamentare alla Camera ignobile, e dobbiamo fare di tutto per arrivare al referendum, ma farlo presto, perché dobbiamo uscire. Per fortuna ha ragione Vesti oggi nella sua intervista a Domani, nel sud questa questione è cominciata a diffondersi, ma al nord c'è un silenzio assordante.
assordante. Come sarebbe bello una proposta romana, anch'io l'avevo proposto, come sarebbe bello se il campo comunque misurato, in modo unitario, girasse per il paese, per le piazze, a parlare di sanità e di autonomia differenziata. Quanto saremmo più avanti rispetto ad una logica autoreferenziale e politicista. Quindi dobbiamo lavorare in questi termini. Le competenze lavorino per risolvere quel tema, perché secondo me il referendum si può e si deve fare. La seconda cosa che voglio dire, poi ho finito, riguarda la sanità. Ora, condivido le cose dette, le condivido tutte. Dobbiamo essere più consapevoli di un dato. Lo diceva Nerina nel suo intervento. Nessuno si alzerà mai a dire che non è per il sistema sanitario pubblico. Nessuno. Tempo un ministro, alcuni anni fa, nella sua ipotesi durò 12 ore, poi ritornò alla televisione, era Sirchia, ritornò alla televisione e disse: no, non avete capito male, non voglio ritornare al mutuo, ma in verità aveva detto. Perché? Perché si era sollevato il paese. Ora, la cosa che dobbiamo capire meglio, forze politiche, ma io dico un movimento civico, dal basso, noi dobbiamo capire che il modo vero per far saltare il sistema sanitario nazionale è quello che stanno già praticando. Anzi, affermando, diciamo, il valore del sistema sanitario pubblico è in verità producendo l'effetto contrario. E cioè, guardiamo, facciamo una foto rapida ed invisibile. 4 milioni di persone rinunciano alle cure per ragioni prevalentemente economiche. La spesa privato su privato ha raggiunto 40 milioni di euro. Ci sono 40 miliardi, scusate, ci sono 15 milioni di uomini e donne che attraverso il welfare aziendale o le forme assicurative o i fondi, 15 milioni che si trovano in una condizione radicalmente differente a seconda della cosa rispetto ai cittadini. Alla vita dei cittadini. Ora, è già profondamente in discussione l'universalità del sistema. Già profondamente. È in essere quel processo di privatizzazione, anche a seguito, diciamo, di scelte non sempre brillanti. Pensate a quello che sta succedendo tra i professionisti, e questa fuga verso il privato attraverso una chiara politica di dumping, Pensate al fatto che nella realtà, al di là dell'affermazione di principio, questo è un altro problema del fatto che non votano il 50% degli italiani, al di là delle affermazioni di principio, non ci sono regole effettive in relazione, per esempio, al fatto che una cosa, come è stato detto da ultimo da Romano, ma anche da altri, una cosa, da Nerina, una cosa è un fondo integrativo nelle assicurazioni che
diciamo così, sta come dice la norma, come dire, non dico male, non come dice la norma, come dirimpe la norma, e deve essere extra via. È una cosa invece vendere un pacchetto dove dentro ci sono i servizi LEA, dove tu costruisci un mercato nel quale, a seconda del premio che paghi, tu puoi scegliere il professionista, oppure è l'assicurazione che sceglie il professionista. Ma se questa è la foto del sistema, siamo già di fronte a... E sì, quando, cioè, non è un caso, non è una novità che ci spieghino che il sistema sanitario pubblico universalistico non è sostenibile. Perché al di là delle lacrime di coccodrillo del Covid, prima questa campagna era pienamente in atto, no? Vi ricordate? Gli sprechi, la siringa che costa le 6 volte, le 10 volte in un territorio rispetto all'altro. È una cultura neoliberista che ha attraversato. Io credo di essere abbastanza consapevole di questo e di averlo vissuto anche, diciamo, brevemente, che ha attraversato questo paese e purtroppo non solo la destra o il centrodestra. E questo è un grandissimo problema. Ma se noi andiamo a vedere la realtà, una l'ha detta Romano, ma dove c'è il doppio sistema in tutti i paesi del mondo, dove c'è il doppio sistema, il doppio pilastro, chiamatelo, dove c'è, e uso quello che per me è un vero e proprio ossimoro, e cioè l'universalismo selettivo, che è un vero e proprio ossimoro, no? Ecco, lì, Stati Uniti, Svizzera, Australia, ma si spende molto di più e il sistema non risponde ai più deboli in modo eclatante. Così come avete la prova di che cos'è l'autonomia differenziata. Beh, ma avete visto la Lombardia nel Covid? È saltato, hanno fatto una cosiddetta sperimentazione funzionale nell'organizzazione dei servizi territoriali di sanità e l'avete visto che cosa ha prodotto? Il disastro. Dunque, ho finito. Dobbiamo cominciare intanto a costruire iniziative, mettere in movimento le nostre energie, dando i nostri contributi, lavorando su me, ma per spiegare che cosa sta accadendo. Perché la maggioranza degli italiani, certamente al nord, la maggioranza degli italiani, la stragrande maggioranza degli italiani, non lo sa. Quindi dobbiamo costruire, muoverci e cominciare a ragionare sulla necessità di una riforma della sanità organica, perché intervenire sulla sanità in modo puntuale, anche quando lo fai, diciamo così, con le migliori intenzioni, rischi di creare più danni che risolvere problemi. Quindi avere il coraggio, salvaguardando e valorizzando i valori dell'833, ma di rilanciare questa cosa, sapendo, e questo fatemelo dire sapendo che in sanità ci sono grandi interessi economici. Noi abbiamo un prontario farmaceutico vecchio di 35 anni, giusto? Dove paghiamo farmaci il 300, il 400% in più, perché le lobby delle aziende farmaceutiche sono forti.
e la politica, come nel famoso film di Sergio Leone, gli trema la mano Ramon. Ma allora bisogna avere il coraggio di mettere in moto dei processi e di chiarire. Avete visto la pubblicità, l'ha detto Romano benissimo, guardate la pubblicità televisiva, ormai hanno capito tutti che la sanità, compreso le dinamiche demografiche, è un grande business e senza la regolazione della mano del pubblico ci troveremmo in una situazione drammatica di disuguaglianze. Bisogna che ci mettiamo in moto e usiamo tutte le energie che abbiamo a disposizione, perché diversamente ci troveremmo in una situazione molto difficile. E aggiungo che se questo processo andasse avanti in questi termini, io non credo che la tenuta sociale in questo paese sarà governabile. Quindi il problema è veramente molto serio. Grazie a tutti e noi continueremo a lavorare.